Non si va. Buon pomeriggio amanti del calcio e soprattutto amanti della Serie A nel pallone. Siamo qui di nuovo in diretta per farvi godere la nostra linea gol e per raccontarvi le tre partite di questo pomeriggio, ovvero Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Udinese-Bologna, come potete ben vedere dalla nostra bellissima grafica. Ma prima ovviamente di addentrarci nelle nostre analisi e nei nostri menu, andiamo a presentare chi ve le racconterà, ovvero Guglielmo Bolognesi per Empoli-Atalanta. Ciao Guglielmo. Ciao Alex, buon pomeriggio a tutti, anche un buon pomeriggio anche da parte del direttore. Ovviamente salutiamo il direttore che accompagnerà Guglielmo in questa prepartita, propedeutica la presenza del direttore, e salutiamo anche Andrea Leserri. Ciao Andre per Genoa Sassuolo. Ciao Alex, ciao direttore, ciao Guglielmo. Un saluto ciao a tutti gli amici. Ciao, il belloccio della Serie A. Ma dai, ciao. Stiamo aspettando ovviamente anche l'ingresso di Salvatore, che avrà come partita di riferimento Udinese e Bologna. Tra pochissimo arriverà. Nel frattempo, ragazzi, direi di andare subito con le formazioni ufficiali. Quindi partiamo dal campo principale, ovvero Empoli. Prima Guglielmo e poi Andrea. Perfetto. Allora, un Empoli che si schiererà con un 4-3-1-2 con Vicario in porta, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza, centrocampo a tre con Haas, Stulaz, Zurkowski, e dietro le due punte di Francesco Pinamonti non ci sarà Bairami ma bensì Henderson. Atalanta con il 3-4-2-1 con sorprese in campo con Musso, Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta, Pasalic, Kupmeiners, Maele, e dietro la punta, che è Luis Muriel, ci sarà Josip Ilicic, prenderà il posto di Marinovski e Marco Pasalic. Perfetto, perfetto Guglielmo. Passiamo quindi a Genova con Andrea. Vai Andrea con le formazioni. Sì, allora il Genoa si schiera con un 4-2-3-1, Sirigu tra i pali, Sabelli, Vasquez, che è all'esordio oggi in Serie A, Biraschi e Criscito. I due mediani saranno Badel e Rovella, i tre dietro la punta che sarà a destro saranno Touré, Pandev e Fares. Per quanto riguarda invece il Sassuolo, Consueto 4-2-3-1, Consigli tra i pali, Toyan, Piriches, Ferrari e Rogerio, Maxim Lopez, Frattesi, e poi ci sono tre trequartisti che sono Berardi, Raspadori e Djuricic. Davanti l'unica punta sarà Alex Scamacca. Arbitra là il signor Kiffi di Padova. Perfetto, ovviamente attendiamo Salvatore, che tra due minuti circa dovrebbe fare il suo ingresso in questa live. Nel frattempo andiamo a ricordare i risultati di ieri, in cui si sono giocate appunto tre partite importanti. Spezia Salernitana 2-1, terminata a favore dei Liguri, che hanno rimontato lo svantaggio iniziale firmato da Simi. La Lazio vince il primo big match di giornata 3-1 contro l'Inter, anche lei in rimonta, e il Milan, anche lui di conseguenza in rimonta sul Verona 3-2, dopo uno svantaggio iniziale di 0-2. Mentre in Serie B si sono giocate ben 7 partite: Ascoli-Lecce 1-1, Crotone-Pisa 2-1, Pordenone-Ternana 1-3, Vicenza-Regina 0-1, Cosenza-Frosinone 1-1, Perugia-Brescia 1-0, Como-Alessandria 2-0. La classifica vede in questo momento ovviamente il Milan in testa alla classifica di Serie A con 22 punti, con il Napoli che sarà impegnato alle ore 18 contro il Torino. L'Inter rimane a 17 punti, la Lazio invece compie un bel balzo in avanti a 14 punti, portandosi a meno 1 dalla Roma, che sarà impegnata questa sera ovviamente contro la Juventus, mentre lo Spezia effettua uno scatto salvezza, si porta a quota 7 punti, allontanando anche la Salernitana. Il Cagliari, che ha vinto alle 12:30 contro la Samp, si porta a 6 punti e c'entra la prima vittoria stagionale. Insomma, già è tempo di verdetti, cari ragazzi. Che partite vi aspettate questo pomeriggio?
Guarda, io parto per dirti che per l'Atalanta aspetto veramente una bella partita, due squadre che giocano molto bene a calcio, soprattutto l'Empoli, che ha messo molto in difficoltà le big, non ultima la partita che c'è stata contro la Roma, prende la pausa nazionale dove ha messo in difficoltà veramente nel primo tempo la squadra giallorossa di José Mourinho. È un Empoli che è in cerca di risultati, soprattutto in casa, perché vuole proseguire, diciamo, il suo filone importante di vittorie. L'ultima vittoria che c'è stata in casa è stata quella con il Bologna. Dall'altro lato abbiamo un'Atalanta che viene da un pareggio, una sconfitta, un pareggio contro l'Inter per 2-2, bellissima partita, e una sconfitta importante, anche rovinosa da un punto di vista di risultato, e soprattutto era quello che si è visto in campo contro il Milan per 3-2. Quindi io mi aspetto un Empoli che sicuramente non ha paura di aggredire l'avversario, anche se non è solo l'Empoli, ma ormai anche in questo campionato vediamo tante piccole squadre che non hanno più paura della big, ma vogliono giocarsela perché sanno di avere, nonostante i loro limiti, la possibilità di vincere. La sorpresa ci può essere. E l'Atalanta che con i suoi cambi, magari con il cambio di Ilicic, che è in cerca di gol, è in cerca di riscatto, vedremo se riusciremo a vedere l'Atalanta che ci ha abituato tanto bene gli anni scorsi. Andrea? È una partita sicuramente aperta, due squadre che comunque dovranno riscattare entrambe le ultime partite, perché il Genoa ha perso l'ultima partita con la Salernitana, e il Sassuolo invece ha perso in casa con l'Inter, per cui ci aspettiamo due squadre vogliose di scalare posizioni in classifica. Ricordiamo al momento il Sassuolo a 7 punti, il Genoa ne ha 5. E quindi sicuramente non giocheranno, penso, a viso aperto. Speriamo di uscire a una partita con dei gol. Nel frattempo ci ha raggiunti anche il nostro Salvatore. Ciao Salvo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno. Comincio subito con interpellarti e chiederti le formazioni di Udinese e Bologna. Assolutamente, l'Udinese che si schiera col consueto 3-5-2 con Silvestri tra i pali. Becao, Nuitink e Samir, i tre difensori, Udogi, Makengo, Wallace, Pereira e Strigger Larsen comporranno i cinque di centrocampo, e poi c'è Deulofeu a supporto di Beto. Mentre il Bologna si schiera col 3-4-2-1, Skorupski, i tre pali, Sumaro, Binks e Theat, i tre di difesa, De Silvestri e Ichi sulle fasce, Dominguez e Svanberg, i centrali di centrocampo, Soriano Barro a supporto di Arnautovic. Perfetto, che partita ti aspetti tra Udinese e Bologna, Salvo? Allora, è una partita in cui il Bologna vorrà cercare di continuare con i risultati positivi dopo il 3-0 rifilato alla Lazio nella partita prima della pausa delle nazionali. Mentre l'Udinese al canto suo, con un solo punto nelle ultime quattro partite, proprio contro la Sampdoria 3-3 nella partita prima, diciamo, della pausa, cercherà ovviamente in casa di ripartire con slancio e affrontare al meglio questa partita. Sicuramente sì. Insomma, c'è anche una questione importante per quanto riguarda l'Udinese, ennesima esclusione per Nahuel Molina, che sembrava, insomma, ricoprire un ruolo centrale nel progetto friulano, invece gli è stato preferito Strigger Larsen sulla destra e Udogi, come hai perfettamente detto tu, Salvo, sulla sinistra. Alex, Direttore, non ho capito. sai perché Molina è stato escluso? Perché ce l'ho io al Fantacalcio. Anch'io. Perfetto. Anch'io. Perfetto, allora abbiamo risolto la questione. Abbiamo risolto la questione, ragazzi. Direttore, che partite ti aspetti invece tu delle 15? Allora, Empoli-Atalanta mi aspetto una bella partita, soprattutto a livello tattico, perché ci sono due bravi allenatori, uno ha reazioni forse molte volte anche sottovalutato, e quindi prevedo una partita abbastanza divertente. Ma la partita che secondo me lo sarà ancora di più dovrebbe essere Udinese-Bologna, perché per me qui con Tudor e Mihajlovic ci sono due bravi allenatori. Tudor soprattutto, secondo me, è sempre un allenatore stato sottovalutato anche l'anno scorso come secondo, o meglio come allenatore della difesa della Juventus, no? È stato un po' sottovalutato un po' in quel ruolo, però secondo me è un allenatore che, come ha dimostrato anche, scusate, Udine, Dottic, stavo dicendo, ho fatto un lapsus friulano, uno di quelli terribili.
Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, a parte Guardagotti, che è stato secondo di Sarri, no? Anche a Chelsea, no? Secondo me ci aspettiamo una bella partita. Per quanto riguarda invece Genoa-Sassuolo, Genoa è un pochino in difficoltà, potrebbe essere l'ultima di Ballardini, quindi scricchiola un po' la panchina, dovranno, come ha fatto adesso il Cagliari, cercare almeno la vittoria. E per quanto riguarda poi il Sassuolo, dimostrare, no, che comunque il nuovo allenatore stia cercando di riprendere la strada che c'era con De Zerbi, anche se al momento siamo su un altro pianeta ancora. Assolutamente, sì. Andiamo a salutare anche i nostri amici della chat, ovviamente l'onnipresente Ludovico, buon pomeriggio, ciao Ludovico, buon pomeriggio a te, anche Maria Lucia, anche lei onnipresente, ci saluta, ciao Maria Lucia. Ivan ci chiede invece, oggi il Napoli vince secondo voi? Che partita vi aspettate in Napoli-Toro al 18? Ma guardate, parto io. Napoli-Torino è sempre stata una bellissima partita, una partita ricca di gol. Un Napoli che recupera un giocatore come Dries Mertens, che è stato, Dries Mertens è stato anche autore di un bellissimo gol l'anno scorso pochi anni fa di pallonetto sul Torino. È stata una bellissima partita. Due squadre che giocano a viso aperto, in particolare ovviamente il Napoli di Luciano Spalletti con Victor Osimhen, che possiamo dirlo on fire perché ormai segna praticamente sempre, e da un lato abbiamo un Torino di Juric che sicuramente non andrà lì a tanto per entrare in campo, bensì farà vedere la sua cattiveria e la grinta della sua squadra. Quindi la vittoria del Napoli sicura non ce l'ho, cioè non penso sia così sicura, però penso che il Torino la metterà veramente molto in difficoltà. Sei mutato. Scusate, il microfono mutato, esatto. C'è anche un'ultima ora, come ci suggerisce la regia. Castori quasi esonerato, quindi sull'orlo dell'esonero. Per quanto riguarda ovviamente la Salernitana, si valuta Iachini, ma occhio al ritorno di Colantuono. Cari Andrea e Salvo, insomma, se dovesse tornare Colantuono, si ritornerebbe un po' alle panchine di 10 anni fa, perché Colantuono è veramente tanto tempo che non lo vediamo in Serie A. Colantuono, diciamo che era uscito un po' dai radar ultimamente. Quindi potrebbe essere anche un'occasione per lui per rimettersi in pista. Iachini è, diciamo, uno più esperto nelle salvezze, quindi sì, magari per dare una scossa potrebbe essere anche una buona idea cambiare allenatore, anche se sicuramente la Salernità rispetto ad altre squadre come organico qualche carenza in più. Magari e qualche gradino sotto alle altre che combattono comunque per la salvezza. A gennaio dovranno cercare magari di rinforzarsi. Assolutamente sì. Ragazzi, allora, prima di darvi la linea salutiamo anche Sabatino da YouTube. Ciao Sabatino, ci saluta. Ivan risponde, Osimhen doppietta per quanto riguarda ovviamente il Napoli. Vi ricordo che di lasciare un like, un mi piace, a tutte le nostre pagine, al nostro canale YouTube, al nostro canale Twitch. Trovate tutto in descrizione di questa diretta, quindi sarebbe importantissimo per noi davvero per supportare il progetto, tanto ovviamente è per tutti gratuito, ne saremo veramente grati qualora voi insomma riusciste a lasciare un bel mi piace di supporto. Di conseguenza, breve stacco e linea a Guglielmo, Salvatore ed Andrea per i 3 match delle ore 15. Ci ritroviamo qui all'intervallo. Ciao ragazzi, buona cronaca. Grazie. Buon pomeriggio a tutti degli amici della Serie A nel pallone. Oggi siamo qui per commentare la partita di Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna. Partiamo subito con Empoli-Atalanta, con la squadra di Aurelio Andreazzoli che si schiererà con il 4-2-1-2 con Vicario in porta, difesa a 4 con Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza, centrocampo a 3 con Zurkowski, Stulac, As e infine dietro le due punte di Francesco e Pinamonti ci sarà Liam Henderson che prende il posto di Bairano. Per quanto riguarda l'Atalanta, anche qui abbiamo delle sorprese. L'Atalanta in porta schiera Musso, difesa a 3, classica con Toloi, Demiral, Palomino, centrocampo a 4 con Zappacosta,
rossa, Pasalic prende il posto di De Ron, Coop Miners e Maele, e dietro la punta, che sarà Luis Muriel, c'è l'ennesima sorpresa, che Josip Ilicic insieme a Pasalic. L'arbitro di questa partita è il signor Serra, il guardaline Rossi e Fiore, quarto uomo Camplone, VAR Banti, AVAR Carbone. Passo subito la linea per le formazioni a Salvatore. Perfetto, siamo qui allo Stadio Friuli Dacia Arena, dove l'Udinese affronterà il Bologna. L'Udinese si schiera con il consueto 3-5-2. Silvestri tra i pali, Becao, Nuiting, Samir compongono la difesa a 3. Partiti in questo momento. I 5 di centrocampo sono Udogi, Makengo, Wallace, Pereira e Stegen Larsen, e De Lofeo a supporto di Beto. Mentre il Bologna si schiera con un 3-4-2, Skorupski tra i pali, Somarò, Binks e Teat in difesa, De Silvestri, Dominguez, Svanberg e Iki a centrocampo, Barro e Soriano a supportare l'unica punta, Arnautovic. A te, Andrea. Sì, allora, da Marassi invece per Genoa Sassuolo. Allora, il Genoa in campo in questo momento è cominciata la partita da pochissimi secondi. Allora, il Genoa, velocemente le formazioni: Siriku tra i pali, Sabelli, Vasquez, Biraschi e Criscito, Badel, Rovella, e poi abbiamo Touré, Pandev e Fares alle spalle di Destro. Per quanto riguarda invece il Sassuolo, consigli tra i pali: Torian, Chiriches, Ferrari e Rogerio, Frattesi e Maxim Lopez saranno i due davanti alla difesa, poi abbiamo Berardi, Djuricic e Raspadori, dietro l'unica punta che sarà Scamacca, arbitro dell'incontro il signor Tiffi di Padova. A te, Guglielmo. Perfetto, grazie ragazzi. Qui la partita inizierà da un minuto e mezzo, l'Atalanta ha provato con un lancio lungo ad avvicinarsi verso l'area dell'Empoli, ma l'Empoli ha recuperato, quindi rimessa laterale per la squadra di Andreazzoli, che si appresterà a batterla Marchizza. Qui intanto ci inquadrano Arelo Andreazzoli. Un dato statistico di questa partita è che Di Francesco, appunto l'attaccante dell'Empoli, l'Atalanta è una delle sue vittime preferite, è la squadra a cui lui ha segnato più di un gol nella sua carriera. Vedremo se oggi riuscirà anche a siglare magari un ennesimo gol con la Dea. Qui intanto l'Empoli prova a gestire il pallone con Vicario, che la rimette lunga, e quindi c'è la palla per Liam Henderson, che prova a far scatenare Pinamonti sulla destra. Ancora palla per Di Francesco. Di Francesco, tu per tu con il portiere, ma c'è l'ottima chiusura da parte di Toloi. Di Francesco qua si divora il gol probabile dell'1-0, ma attenzione, perché qui l'arbitro arriva in area, vedremo se ci sarà un calcio di rigore, perché l'arbitro si è avvicinato in area con un fallo presunto forse di Toloi su Di Francesco. Adesso capiremo meglio, perché Di Francesco qui è stato sbilanciato leggermente dal capitano dell'Atalanta, ma è tutto ok con l'Atalanta che prova a battere, ma c'è subito il recupero del pallone da parte dell'Empoli, ma c'è un fallo allo stesso tempo da parte del scusatemi, di Stojanovic su Palomino. Quindi mentre qui siamo al terzo minuto, io lascio subito la linea a Salvatore con Udinese Bologna. Sì, anche qui al terzo minuto alla Dacia Arena di Udine c'è stato un calcio d'angolo per quanto riguarda l'Udinese, crossato al centro da De Lofeu, ma hanno fatto buona guardia i difensori del Bologna, che ora gestisce palla a centrocampo con Svanberg, che perde palla, Pereira riesce a rubargliela, ma perde palla anche De Lofeu sulla rincorsa dell'argentino Dominguez. Palla a Sumarò sulla destra per De Silvestri, che viene messo giù, fallo di Udogi, si avvicina all'arbitro Abisso di Palermo per rimproverarlo, fallo duro, Silvestri è a terra che si tocca la gamba destra. Solo un avviso per quanto riguarda il giocatore italiano, il giovane italiano. Silvestri forse avrà bisogno dei soccorsi, si tiene il polpaccio colpito duramente da Udogi, il difensore del Bologna, autore già di due reti in questo campionato. Gioco ancora fermo per Silvestri, che è a terra. Magari possiamo passare la linea già a Genoa ad Andrea. Sì, grazie Salvatore. Siamo al secondo minuto di gioco del Sassuolo, che si è reso pericoloso poc'anzi con proprio l'ex Scamacca, che oggi gioca titolare al primo minuto, che con un destro da fuori area impegnato Siriku. Poi c'è stato anche pochi secondi fa proprio un'occasione anche per Frattesi, un colpo di testa però finito alto. Adesso è Genoa che attacca, lo fa con Sabelli da destra, mette il pallone in mezzo, Pandev sbroglia la matassa il difensore, anzi il centrocampista proprio Frattesi, quando siamo giunti quasi al terzo minuto di gioco. Dunque ora è Genoa che prova
ad affacciarsi dalle parti di Consigli. Rimessa laterale, pallone per Badel, siamo nel cuore dell'area, attenzione, mette il pallone in mezzo, il destro proprio di destro, scusate il gioco di parole, c'è stato un tiro rimpallato da un difensore della Sassuolo, ha reclamato un presunto tocco di braccio, il signor Chiffi ha lasciato proseguire, quindi dunque quando siamo quasi giunti al quarto minuto di gioco, una partita che sembra già accesa dai toni, dai ritmi molto alti, ora è il Sassuolo, capovolgimento di fronte, che prova a imbastire una nuova azione d'attacco, lo fa con Frattesi, sbaglia qui il passaggio, viene intercettato ottimamente da Touré, prova a ripartire ancora il Genoa con Pandev, ritmi davvero alti in questi primi quattro minuti, Sabelli da destra, il cross, fa ottima guardia Ferrari, dunque il Sassuolo che ora prova nuovamente a distendersi in avanti, fuga solitaria di Tolian che si fa a 30 metri, palla al piede, mette il pallone in mezzo, pallone che termina in fallo laterale, 4 minuti 30 secondi di gioco, linea Guglielmo per Empoli Atalanta. Grazie Andrea, qui l'Empoli attacca con Marchizza, prova a mettere il cross in mezzo, attenzione da Henderson che prova col destro, salvataggio sulla linea da parte di Demiral, attenzione l'Empoli subito pericoloso al sesto minuto, un Empoli che lo sta sicuramente sta pressando, la squadra di Gasperini la sta mettendo veramente molto in difficoltà, qui rivediamo l'azione con Toloi che scaccia il pallone goffamente, quindi viene recuperato da Marchizio, prova a mettere il pallone in mezzo con Di Francesco e non la controlla, Henderson scivolata e Demiral, salvataggio provvidenziale sulla linea da parte del giocatore ex Juve, qui ci fanno vedere la faccia di Liam Henderson disperato perché era veramente vicino al gol dell'1-0. Qui intanto l'Empoli si appresta a battere la rimessa laterale con Stojanovic, però qui gli uomini sono ben coperti da parte della squadra di Gasperini, però Stojanovic resta a trovare Haas, colpo di tacco per Di Francesco e prova a rialzarselo, ma c'è la chiusura da parte di Palomino che l'ha spazio, quindi pallone per l'Atalanta con Luis Muriel che oggi ha preso il posto di Duvan Zapata, ancora giro palla con Palomino che torna indietro su Musso, ancora Musso che aprirà sulla destra per Toloi, ancora Toloi che serve De Ron che arretra perché gli spazi sono veramente ben chiusi dalla squadra di Andrezzoli, quindi è costretto all'apertura sull'altra fascia, sulla fascia sinistra per Joachim Mele che prova a servire Muriel sulla linea del fuorigioco, la posizione sembra essere buona, Muriel su Stojanovic, a tu per tu con Stojanovic, ma Stojanovic non si fa trovare impreparato e quindi riprende il pallone e lo spazio per Liam Henderson e attenzione perché ci potrebbe essere una ripartenza da parte dell'Empoli con Di Francesco. Di Francesco prova a trovare uomini ma torna saggiamente indietro dal suo compagno Zurkowski che torna da Haas per Viti, ancora Marchizza prova a servire il suo compagno ma c'è il recupero da parte di De Ron che vuole anche la rimessa laterale ma l'arbitro non è dello stesso parere, quindi rimessa laterale per la squadra di Andrezzoli, due squadre che in questo momento stanno rendendo un pressing sia da una parte che dall'altra veramente molto aggressive, quindi l'Empoli batte la rimessa laterale e torna indietro da Vicario, però a servire il pallone per Henderson ma non riesce, ma c'è il recupero di Marchizza ma allo stesso tempo di Ilicic che saggiamente torna indietro per far gestire il pallone alla squadra, ancora Ilicic con Ilicic che salta un uomo, Ilicic apertura sulla destra per De Ron, ancora De Ron torna indietro da Zappacosta, ancora Zappacosta con Ilicic, cerca 1-2 invece Ilicic serve De Ron, ancora dietro per Toloi apre sulla sinistra per Mele, attenzione alla sovrapposizione, Mele decide di andare da solo, Mele col destro, Vicario non sicuro, spazza il pallone, vediamo dove in calcio d'angolo, quindi calcio d'angolo per l'Atalanta, seguiamo questo calcio d'angolo e poi ci diamo la linea a Salvatore, qui ci fanno rivedere il tiro di Joachim Mele, Vicario un po' poteva fare sicuramente meglio, ma devia il pallone in calcio d'angolo che si appresta a battere Josip Ilicic. Occhio ai saltatori, dato statistico anche qui, l'Empoli e l'Atalanta non hanno mai segnato nessuna delle due in questo campionato un gol di testa, ma il calcio d'angolo è stato battuto con Zappacosta per recuperarlo, pallone fuori, nono minuto, Empoli e l'Atalanta 0-0, linea Salvatore. Sì, grazie Guglielmo, nono minuto anche qui con fasi di gioco spezzettate per diversi falli, Bologna che cerca di fare la partita, cerca di dominare un possesso palla, cerca di affrontare a viso aperto un Udinese che è chiusa bene all'indietro con un gioco piuttosto aggressivo, nuovo fallo ai danni di Teat che cercava di impostare e di servire il compagno di squadra Ichi, viene messo giù e attenzione, scusa Salvatore, intervengo da Marassi, il vantaggio del Sassuolo
Attenzione, forse c'è stato un fallo fischiato e dunque probabilmente è stato annullato il gol. Rivediamo l'azione. C'è stato un passaggio infiltrante per Gianluca Scamacca, che probabilmente si è liberato in maniera irregolare del proprio marcatore. Il pallone è finito in rete. Attenzione, ragazzi, scusatemi, c'è il gol dell'Atalanta. Gol dell'Atalanta dell'1-0 con Josip Ilicic, che dopo mesi di astinenza torna al gol. Quindi azione manovata da Josip Ilicic, che ha aperto per Mele, 2-1 su Vicario, pallone servito da Mele sulla destra con Ilicic, Ilicic con il destro ribadisce il gol, quindi 1-0 dell'Atalanta sull'Empoli. Scusami Andrea, vai. Sì Guglielmo, c'è il VAR al momento, dunque la situazione è in stand-by. Vedremo se il signor Chiffi con il VAR, che è il signor Fabbri, concederanno il gol, che al momento è stato annullato probabilmente per fuorigioco, anche se c'è stata pure anche una sbracciata tra Scamacca e il suo marcatore, dovrebbe essere stato Vasquez. E dunque a colloquio, fitto colloquio il signor Chiffi con il VAR Fabbri, quindi a momenti attendiamo l'esito della decisione. Dunque il giudizio è in sospeso, vedremo se il gol di Gianluca Scamacca sarebbe il primo gol in questa stagione, sarebbe il gol dell'ex, perché lo scorso anno ricordiamo che Scamacca ha vestito la maglia del Genoa. Scamacca perplesso, vediamo ancora Chiffi a colloquio, dunque sarà probabilmente una decisione anche difficile da prendere. Vedremo se sarà decisiva magari la linea del fuorigioco o, come ho detto poc'anzi, probabilmente anche una sbracciata di Scamacca, che di mestiere ha spostato un po' il difensore, il suo marcatore. Quando siamo giunti in questo momento al decimo minuto della partita, quindi si va un po' per le lunghe, stiamo un attimino attendendo. C'è i giocatori del Sassuolo che stanno accerchiando un po' l'arbitro in attesa appunto di questa decisione piuttosto complessa, direi, per il VAR. Probabilmente si stanno anche analizzando proprio l'azione per intero, magari dall'inizio, per capire un attimino se c'è qualche irregolarità in più. Dunque vediamo un attimino Chiffi se darà il verdetto. Ok, ha confermato il fuorigioco, dunque il gol è stato annullato, dunque si resta sullo 0-0 e restituisco la linea a te, Guglielmo. Grazie Andrea, qui siamo al 13° minuto, ricordiamolo, all'11° è stato il gol di Josip Ilicic con un Empoli che aveva messo in difficoltà la squadra di Gasperini, ma nonostante ciò non molla l'Empoli e già c'è un calcio d'angolo che viene subito battuto, pallone viene messo in mezzo, deviato da parte di Zappacosta, quindi ennesimo calcio d'angolo per l'Empoli, un Empoli che sicuramente per quello che si è visto in questi 13 minuti non si meritava il gol dello svantaggio, ma la disattenzione difensiva da parte della squadra di Andreazzoli ha pagato, infatti è arrivato il gol da parte di Ilicic, ma c'è l'ennesimo calcio d'angolo battuto dall'Empoli con Henderson, battuto malissimo, raso terra, quindi pallone recuperato dall'Atalanta con Ilicic, che subisce un fallo, ma l'arbitro non è dello stesso parere, quindi ancora recupero palla dell'Empoli con Assa, che prova a gestire sulla sinistra e a servire Martizia. Ancora Martizia, prova a mettere il pallone in mezzo, ma c'è l'ottima chiusura da parte di De Ron, ma c'è un fuorigioco segnalato dal signor Serra e dal suo guardalinee da parte di Marchizza, sì, fuorigioco netto, quindi l'Atalanta che può gestire il pallone nella propria area e viene battuto, infatti c'è il pallone servito a Pasalic che serve Toloi, ancora Muriel che serve Pasalic, attenzione all'imbucata per Mele, ecco l'imbucata per Mele sulla sinistra, vedremo se riproporrà la stessa azione del gol con Ilicic, ancora Mele. Ora Mele prova a puntare Stojanovic, Mele tiene il pallone, ma c'è ancora Stojanovic che non si fa trovare preparato e serve Romagnoli che la spazza via e c'è il recupero ancora dell'Atalanta, ma attenzione perché c'è l'Empoli che può contrattaccare Quas, però servire il pallone per Di Francesco, ma pallone troppo lungo, recupero di Palomino che può tornare facilmente dal suo portiere Quamusso,
ancora Guamusso che apre sulla destra per Toloi, Empoli in continua pressione, ancora Zappacosta per De Ronna. De Ronna non sa, non ha uomini da servire, ma riesce a trovare Pasalic che torna indietro da Toloi, e ancora apertura sulla sinistra, ancora per Palomino, ancora Palomino che serve Yogi Mele, ancora Mele che torna indietro da Kupmeiners. Kupmeiners prova la sventagliata su Zappacosta, sventagliata buona che Zappacosta riesce ad arrivare, ancora Zappacosta con Ilicic, ci sarà l'1-2, Ilicic punta all'uomo, Ilicic punta all'uomo, Ilicic entra in area, ancora Ilicic, prova con destro, pallone in mezzo, Romagnoli non bene, Pasalic mezza rovesciata, ma c'è la chiusura da parte di Romagnoli e parata di Vicario, quindi Atalanta in contropiede pericolosa, 16° minuto, Empoli-Atalanta 1-0, linea Salvatore. Al 16° minuto anche qui allo Stadio Friuli, dove il Bologna si è reso pericoloso in un paio di occasioni, ha cercato di sfruttare al meglio anche i 2-3 calci d'angolo che sono scaturiti dai tentativi sia di Arnautović che di Barro. Barro che si accentra, lascia partire il destro e Skorupski riesce poi a salvarsi in calcio d'angolo. Ora in attacco nuovamente il Bologna, fase che vede premiato il Bologna che cerca appunto di portarsi in vantaggio, inquadrato Mihajlovic e Arnautović, autore di un buon tiro però contratto dalla difesa, precisamente da Nuitting pochi minuti fa. 16° minuto, dicevamo, ora si occupa De Silvestri di una rimessa dal fallo laterale verso Arnautović, nuovamente Silvestri, nuovamente per Arnautović, cerca di superare il Becao, ma palla ancora in fallo laterale. L'Udinese quindi in questa fase cerca di difendersi ordinatamente con i denti, con un Bologna che cerca di rendersi sempre più offensivo. Palla in fallo laterale per l'Udinese in questo momento, se ne occupa Samir della battuta, l'arbitro dice di attendere un attimo, c'era stato un tocco di mano forse, però può riprendere Samir, lunga, fa buona guardia il difensore Binks. Ancora nuovamente Samir per il compagno di reparto Nuitting, che apre verso Becao. Può partire ora, ha un po' di spazio l'Udinese, Becao sulla linea di centrocampo, la cede a Strigel Larsen, il danese. Il numero 19 nuovamente indietro per Becao e si rintana nuovamente all'indietro per Nuitting, che aspetta che si liberi qualche compagno, parla nuovamente a Becao, ci troviamo proprio sulla linea di centrocampo, Strigel Larsen per Deulofeu, ora è Pereira, nuovamente per Strigel Larsen, nuovamente per Pereira, si chiude bene il Bologna, fa buona guardia sulla fascia sinistra, Iki, palla indietro ora nuovamente per Nuitting che cerca di impostare una nuova azione e favorisce l'inserimento di Becao che la cede all'indietro per Wallace, per il suo compagno di squadra appunto Makengo, nuovamente Wallace in profondità per Strigel Larsen che cerca di favorire l'inserimento di Deulofeu ma viene contratto da Teate che può lanciare in profondità Arnautović che è al limite dell'area, entra in area in questo momento, la dà al centro verso Barro ma Nuitting riesce a spedirla fuori dall'area e nuovamente in pressione il Bologna, fallo del numero 21 Soriano. Danni di un scusa Salvatore, vai, intervengo vai. Da Marassi, c'è stato il gol del Sassuolo, stavolta dovrebbe essere buono Gianluca Scamacca, dunque ha trovato il gol dell'ex, ha sbloccato quindi il risultato, era una partita molto piacevole fino a questo momento, il Sassuolo probabilmente ha meritato perché stava anche giocando meglio e dunque salvo clamorosi decisioni dell'arbitro dovrebbe essere confermato il gol stavolta del Sassuolo, il vantaggio col destro dopo un filtrante di Berardi, il pallone è stato rimpallato prima da Biraschi sul corpo di Scamacca che è d'esterno destro, ha messo la palla sotto l'incrocio dei pali, dunque ha battuto Sirigu e il Sassuolo dunque si è portato in vantaggio quando siamo giunti al minuto 17, ti restituisco la linea. Vai Andrea, puoi anche continuare, vai vai. Sì, allora riprendiamo la linea. Abbiamo visto un attimino che il gol quindi è confermato, mentre in precedenza c'era stato appunto l'annullamento del gol sempre di Scamacca, dunque oggi il gol dell'ex, la legge dell'ex, probabilmente
Scamacca era voglioso oggi di trovare questo primo gol in campionato. Ricordiamo che anche alla prima da titolare, dunque il giocatore che è anche in orbita nazionale nel sotto osservazione da parte di Roberto Mancini. Dunque ora si ripartirà con il Genoa, che dovrà cercare subito di recuperare questa partita. Nel frattempo c'è Goran Pandev che ha acciaccato, è uscito a bordo campo, dunque costretto alle cure dei sanitari. Nel frattempo c'è anche il check, che comunque è terminato, dunque non ci sono stati stavolta colpi di scena, il gol è confermato. Minuto 19, si ripartirà dal cerchio di centrocampo. Genoa 0, Sassuolo 1, restituisco la linea a Guglielmo. Grazie Andrea, qui siamo al 21esimo minuto, Empoli-Atalanta ancora 1-0 con l'Atalanta che gestisce il pallone con Juan Musso. Qui intanto pochi minuti fa, se la regia ce lo ripropone, è arrivata l'ufficialità di Colantuono, che torna a risedersi sulla panchina della Salernitana. Qui intanto però noi torniamo in campo con Empoli-Atalanta, qui siamo al 21esimo minuto e c'è la rimessa laterale da parte di Joachim Mele, che serve Luis Muriel. Ancora Muriel col tacco, prova a servire Mele, attenzione Mele perché ha la fascia sinistra libera, ancora Mele, entra in area, serve dietro De Ron che con l'esterno, apertura deliziosa per Zappacosta che non ci arriva. Peccato, perché era veramente un'ottima azione costruita. Scusa Salvatore, il raddoppio del Sassuolo, ancora Gianluca Scamacca che dunque ha trovato il gol, la doppietta personale, scatenato Scamacca, ha trovato un pertugio infiltrante da destra, un cross basso dentro l'area piccola, non ci è arrivato nessuno, ci è arrivato invece di destro la zampata di Gianluca Scamacca e dunque clamorosamente il Sassuolo trova il gol del raddoppio. C'è stata la deviazione di Criscito che, diciamo, ha aggiustato anche la traiettoria del pallone e dunque ha fornito un cioccolatino per Scamacca, che ha dovuto soltanto depositare la palla alle spalle del portiere Sirico. Dunque Genoa 0, Sassuolo 2 al minuto 20, ti restituisco la linea Salvatore. Allora qui siamo al 23esimo minuto con il pallone che viene gestito da parte dell'Atalanta con Zappacosta, ancora che ha preso la testa per Josip Ilicic. Josip Ilicic proverà l'apertura corta, quindi c'è l'anticipo da parte di Stojanovic che potrebbe creare un'azione di contropiede per l'Empoli, ma la difesa dell'Atalanta è schierata molto bene, quindi l'Empoli è costretto a tornare indietro. Daviti, apertura sulla sinistra per Marchizza, ancora Marchizza è costretto a tornare indietro, adesso l'Atalanta aumenta il pressing, quindi Vicario molto probabilmente sarà costretto a spazzare il pallone, invece trova la linea e riesce a servire As, che apre ancora per Romagnoli prova a servire Di Francesco, ma c'è la chiusura da parte di Palomino che ritorna da De Ron. Ancora apertura per Zappacosta sulla destra. Ancora Zappacosta vuole trovare Ilicic, invece torna indietro. Saggiamente la Toloi, serve Pasalic. Ancora Pasalic che ovviamente riesce a tenere il pallone e aprire per Cobb Miners. Ancora Cobb Miners su Mel, giocatore in questi primi 24 minuti che si è divorato completamente la fascia sinistra. Ancora Cobb Miners. Scusate. Qui ancora Cobb Miners, però a servire Muriel. Muriel per Ilicic, ancora Ilicic apre sull'esterno per Muriel, ma c'è l'Empoli che la recupera con Di Francesco e ancora quindi c'è l'apertura per Stojanovic che proverà a galoppare sulla fascia destra di competenza. Ancora Stojanovic, prova a servire Pinamonti, ancora per Henderson, vediamo se c'è stato l'anticipo di De Ron, anticipo irregolare da parte di Martin De Ron, quindi 24esimo minuto, fallo di De Ron su Henderson. Restituisco la linea Salvatore. Perfetto, siamo anche qui al 23esimo minuto, c'è da segnalare nel periodo non collegati l'ammonizione per Pereira, numero 37 dell'Udinese, per una trattenuta di Svanberg che stava scattando in avanti dopo un'azione dell'Udinese. Udinese che negli ultimi 5 minuti si è resa più pericolosa del Bologna, sembra aver recuperato terreno. Ed ora invece è il Bologna che cerca di ripartire con Barro che si trova sulla sinistra d'attacco in profondità per Soriano viene anticipato all'ultimo istante da Becao che
con la punta del piede riesce ad indirizzarla verso il proprio portiere Silvestri. Era Samir invece di Becao. Samir che con la punta riesce ad anticipare Soriano e a indirizzarla verso il portiere, che di piede riesce a metterla in calcio d'angolo. Samir, dopo il contrasto con Soriano, che si rialza in questo momento, la regia ci fa rivedere l'intervento provvidenziale del difensore brasiliano Samir, che la toglie proprio dal sinistro di Soriano, e dopo ultima, diciamo, la salvezza, il portiere Silvestri mettendo il calcio d'angolo, ed ora è Barro che si occupa del calcio d'angolo troppo lungo sul secondo palo, dove Arnautovic stava per arrivarci, ma di pochissimo non trova il pallone sul secondo palo. Si ripartirà quindi da una rimessa dal fondo. Scusami Salvatore, perché è arrivata la doppietta da parte di Josip Ilicic, 1-2 con Muriel. Ilicic conclude con il mancino sul secondo palo, che per Vicario è impossibile arrivare. Quindi Empoli-Atalanta, 26esimo minuto, 2-0, doppietta di Ilicic. Qui ci fanno rivedere intanto un presunto fallo che ha reclamato Di Francesco, e da lì che è partita l'azione dell'Atalanta con Josip Ilicic, che prima fa una finta, di nuovo una finta in aria. Muriel 1-2 col piattone, la manda sul secondo palo e Guglielmo Vicario non può veramente nulla. Adesso vediamo se ci sarà un check del VAR per vedere se c'è stato quel fallo su Di Francesco, se è fallo oppure no, ma per adesso il risultato parla chiaro: Empoli 0 Atalanta 2. Intanto io, Salvatore, scusami, ti restituisco la linea. Perfetto, che belle le partite ricche di gol. Qui siamo ancora sullo 0-0 al 25esimo, un paio di occasioni ma nulla di più, neanche troppo pericolose. Palla ora tra le mani del portiere Skorupski, dopo un passaggio in profondità verso Beto. Beto che fa sportellate con i difensori del Bologna, ha commesso anche un paio di falli ma nulla di più. Palla ora a Teat, che cerca di impostare un'azione dandola a Dominguez, che la cede a Svanberg. Nuovamente Teat, autore della rete, dell'unica rete, la rete della bandiera a Milano dopo il 6-0. E ora palla verso De Silvestri, che cerca di lanciarla verso Barro, che la spizza per Arnautovic all'indietro, nuovamente per Dominguez, che la apre sulla sinistra verso Svanberg. Ci troviamo proprio nel cerchio centrale di centrocampo. Svanberg sventaglia a sinistra verso De Silvestri, che alza un braccio proprio perché ha il sole di fronte, e infatti manca il contatto con la palla, ed ora si prenderà con una rimessa dal fallo laterale. Quando siamo al 27esimo cediamo la linea ad Andrea da Genova. Sì, a Genova siamo giunti al 26esimo minuto di gioco, dunque ricordiamo sempre il parziale: Genoa 0 Sassuolo 2, doppietta di Gianluca Scamacca. Un Sassuolo che adesso gioca sul velluto. Genoa ha subito il colpo e vediamo che continua il predominio territoriale da parte della squadra allenata da Dionisi. Adesso ancora il Sassuolo che recupera palla, attenzione, pericolosamente lo fa con Raspadori dentro l'area, pallone per Berardi che viene anticipato da Criscito, pericolosa dunque un'altra azione per il Sassuolo. Allora prova a ripartire il Genoa, partita davvero gradevole, lo fa con Rovella che taglia il campo, serve sulla sinistra Fares, il cross di Fares, pallone per destro, il colpo di testa e la palla in rete. Dunque il Genoa che trova il gol, che accorcia le distanze al 27esimo minuto. Mattia Destro, colpo di testa, pallone all'angolino, immobile Consigli, e dunque sul cross da sinistra di Fares ha trovato questo colpo di testa Mattia Destro, che ha riaperto questa partita. Dunque vedremo se il Genoa saprà trovare la forza per arrivare addirittura al pareggio. Gran colpo di testa, non è sembrato esente da colpo, e qui Consigli era un po' fermo, traiettoria angolata e il pallone in rete. Dunque Genoa 1 Sassuolo 2 al 27esimo minuto, adesso si riparte dal centrocampo. Dunque pallone per il Sassuolo, lo fa con Tolian che cede a Chiriches, pallone per Frattesi ancora per Raspadori, gioca su spazi davvero larghi. Berardi mi sta dietro il pallone da quest'altra parte dove c'è Rogerio, avanza Rogerio col sinistro, preferisce andare dietro da Ferrari, da questi a Maxime Lopez,
prova nuovamente il Sassuolo a costruire gioco, cambia Massimo Pez con Frattesi, ora Ferrari ancora dietro qui a sinistra dove c'è Djuricic, sbaglia qui il passaggio di Djuricic che ricordiamo oggi giocato. scusami Andrea, qui c'è il 2-1 dell'Empoli con Di Francesco, eccolo qui, arriva il secondo gol di Di Francesco all'Atalanta, quindi al 30° minuto lancio di Viti su Di Francesco, si è trovato a tu per tu, uno scontro con Palomino e poi col destro in diagonale ha spiazzato qua Muzzo, qui ci fanno rivedere il lancio dove non è stato molto attento Palomino e Di Francesco diagonale per Musso, impossibile arrivare, quindi Empoli-Atalanta 30° minuto 2-1. Vai Andrea. Sì, attacca il Genoa, lo fa con Pandev, pallone per destro, la conclusione finisce davvero al lato sul fondo, dunque 29 minuti di gioco, Genoa 1 Sassuolo 2, si è riaperto quindi il match del Marassi, cederei quindi la linea a Guglielmo per Empoli-Atalanta. Grazie Andrea, perché qui intanto è stato c'è il check del VAR per un possibile fuorigioco da parte di Francesco, vedendo prima le immagini che ci sono state proposte, forse potrebbe esserci un leggero potrebbe esserci un fuorigioco, adesso vedremo il VAR che cosa dirà. Qui intanto ricordiamo che Ilicic ormai con l'Empoli fornisce solo doppiette, perché l'ultimo incontro c'è stato con l'Empoli quando aveva la maglia della Fiorentina 2015-2016, aveva fatto già 4 gol e sempre 2 doppiette, però qui tanto il check del VAR è finito, il gol è buono, quindi 32° minuto Empoli 1 Atalanta 2, bellissima partita con l'Atalanta che adesso vuole sicuramente rifarsi e chiudere subito le pratiche facendo già il gol del 3-1, ma qui tanto Zappacosta sbaglia e regala il pallone a Marchizza, questo pallone però viene gestito da Stulaz che apre ancora per il suo compagno, ma la cede di nuovo a Stulaz, ancora Stulaz che torna da Viti, pressing da parte di Cicic che va vuoto, ancora Viti, Viti prova a servire il suo compagno Pinamonti, attenzione perché qui ci potrebbe essere un 3 contro 3, Pinamonti prova a saltare Toloi, ancora Pinamonti si avvicina in aria, non mette il pallone in mezzo subito, infatti c'è Toloi che respinge, ma Toloi su Pinamonti, ancora Pinamonti che tiene il pallone, qui Pinamonti si trova con Zappacosta, sostanzialmente torna indietro dal suo compagno Zurkowski, ancora pallone per Stulaz, apertura per Ass, ancora Henderson, vedremo se aprirà Henderson, invece prova col destro, tiro debole, facile da agguantare per Quammusso che vuole subito far ripartire la sua squadra, con il pallone per eseguito a Muriel, Muriel qui reclama un fallo, c'è il fallo da parte di Romagnoli su Luis Muriel, Luis Muriel anche lui che è in cerca di gol e oggi sicuramente è un'occasione importante per lui perché torna titolare anche dopo mesi non facili per lui tra infortuni anche insomma partite entrate da subentrato. Qui intanto che ci fanno rivedere la posizione buona di Francesco, ricordiamo che tra le due squadre ci sono state 9 precedenti in cui 3 vittorie a testa, 3 per l'Empoli, 3 per l'Atalanta, ovviamente anche ci sono stati 3 pareggi. Qui per intanto è battuto il calcio di punizione dell'Atalanta con il pallone che torna indietro da Juan Musso. Ancora Musso che non riesce a trovare uomini, quindi probabilmente sarà costretto ad aprire sulla destra per Zappacosta e così fa. Apertura per Zappacosta e viene ben pressato, ma riesce a trovare Ilicic che ha un controllo infelice, quindi rimessa laterale per l'Empoli che viene battuta da Marchizza. Qui per intanto siamo al 34° minuto, quindi risultato di Empoli 1, Atalanta 2, cedo la linea a Salvatore. 33° minuto qui a Udine, dove c'è da segnalare una bordata dal limite di Soriano, che ha trovato un prontissimo Silvestri a respingere sulla respinta, appunto Svanberg si fionda sulla palla vagante ma tira alto sopra la traversa. Siamo al 33° minuto, appunto fasi di gioco in cui le difese hanno il predominio sugli attacchi, le squadre cercano di fare qualcosa di più ma le difese, come dicevo, hanno la meglio. Palla adesso tra i piedi dei giocatori del Bologna che ripartono appunto da Binks in difesa per Teat che si accentra e nuovamente sulla destra per De Silvestri, dove lancerà a lungo, come in effetti ha fatto, verso Arnautovic. Il difensore ha sfiorato la palla e Silvestri prontamente in uscita è riuscito a recuperare. Scusa Salvatore, vai, c'è stato un gol del Genoa che però è stato subito annullato dal guardaline, gol di destro, colpo di testa
che ha rifatto praticamente il replay dell'azione di prima, il cross da sinistra di Foresta, il colpo di destra di destro, ma qui c'è stato subito il gol annullato, probabilmente più evidente forse la posizione di fuori gioco ravvisata probabilmente nel momento in cui già colpiva di testa destro la, il pallone è stato è finito in fondo al sacco, ma si è alzata subito la bandierina del fuori gioco, è sembrata deciso il, l'assistente, il signor Mondin, ad alzare dunque questa bandierina, il fuori gioco si è confermato, dunque si resta sull'1-2, dunque ti restituisco la linea, Salvatore. Sì, perfetto, sugli sviluppi quindi di un cross di De Silvestri dalla tre quarti a scavalcare la difesa dell'Udinese, si era avventato a Arnautovic, ma nell'uscita pronta e importante di Silvestri c'è stato uno scontro appunto proprio tra il portiere e il suo compagno di squadra Becao. Il portiere dell'Udinese è rimasto a terra per qualche secondo, sono entrati i soccorsi, ora il gioco sta per riprendersi proprio da quel punto lì, scodellata la palla dall'arbitro che ha chiamato prontamente i soccorsi. Siamo qui al 35esimo, risultato ancora sullo 0-0, qualche occasione buona per il Bologna ma resa vana appunto da Silvestri e da il muro bianco-nero. Palla scodellata in questo momento tra i piedi di Silvestri, che può iniziare una nuova azione dell'Udinese. Cerca di servire appunto qualche compagno, recupera la palla e la getta in avanti verso Strigel-Larsen. Strigel-Larsen che non riesce a prenderla per Dominguez, che dandola indietro favorisce l'inserimento in area di Beto. Beto viene contratto dalla difesa, tiro di Beto, ma respinto da Teate. E palla che si defila ora in calcio, no, in fallo laterale, dove se ne occupa Strigel-Larsen. Strigel-Larsen aspetta appunto un movimento dei suoi giocatori, Deulofeu fa un movimento ma non viene premiato dal compagno, palla Pereira, Pereira nuovamente per Strigel-Larsen, per Deulofeu che cerca di dribbare Teate ma che fa appunto un ottimo lavoro, non è stato ancora superato da alcuna maglia bianconera il giocatore belga. Inquadrato Strigel-Larsen e niente, quando siamo al 36esimo minuto possiamo passare quindi la linea a Genoa. Sì, prendiamo la linea da Genoa per segnalare, oltre al gol annullato ci sono stati già dei cartellini gialli all'occasione al 32esimo, ammonito Frattesi e poi tre minuti dopo è arrivata l'ammonizione per Biraschi e in questo momento il terzo cartellino giallo è ai danni di Chiriches per un fallo sul neoentrato Cubano, in quanto c'è stato anche il primo cambio nella, della partita, l'ha fatto il tecnico Ballardini al 32esimo minuto, è uscito Sabelli, è entrato l'attaccante Cubano che si è procurato in questo momento questo calcio di punizione da cui è partita anche generata l'ammonizione per il difensore Chiriches, dunque sono tre giocatori finiti nel taccuino del signor Chiffi, lavoro oggi dunque sia per l'arbitro che per il VAR. Ora c'è una punizione della posizione defilata quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo a favore del Genoa, sul pallone va Nicolò Rovella, quando siamo giunti al 36esimo minuto parte Rovella, mette il pallone in mezzo. Scusa Andrea, intervengo da Udine per segnalare il cartellino rosso per Pereira, doppio giallo, scusa per l'interruzione. Ma l'arbitro non ha esitato, dopo appunto un intervento su Teate, a cacciare dal taschino il secondo cartellino giallo, sì, maglia trattenuta, lo mette a terra, il giocatore belga appunto si stava lanciando sulla tre quarti protetta dall'Udinese, non ha avuto quindi nessun dubbio a tirare fuori dal taschino il secondo cartellino giallo e quindi il conseguente cartellino rosso, espulsione per Pereira. Quando siamo al 38esimo, nuovamente 0-0 tra Udinese e Bologna, linea a te. Sì, l'azione si è conclusa con un nulla di fatto, si andrà dal fondo con consigli. Quando siamo giunti al minuto 37, sempre ricordiamo il parziale, Genoa 1, Sassuolo 2, linea Guglielmo per Empoli Atalanta. Grazie Andrea, qui intanto registriamo un cambio da parte dell'Atalanta al 39esimo minuto, Toloi non era in ottime condizioni e si è visto perché adesso è stato costretto ad uscire, con Remo Freuler che ha preso il suo posto, quindi De Ron passerà tra le centrali, però qui attenzione perché non c'è un difensore dell'Empoli, sembra essere proprio il capitano
Romagnoli a terra, quindi qua non sembrano terminare i guai dei difensori sia da una parte che dall'altra. Qui Toloi parla del suo preparatore, qui tanto Romagnoli, il capitano dell'Empoli, è a terra, vedremo se verrà chiesto il cambio, però Romagnoli sembra rialzarsi, quindi speriamo per il giocatore che non sia nulla di grave, però si leva la fascia, quindi molto probabilmente vedremo un secondo cambio per quanto riguarda i reparti difensivi. Qui tanto Pinamonti e Anderson si parlano adesso in questi ultimi minuti. L'Empoli è meno pericoloso rispetto all'inizio, però anche questo è merito di un Atalanta che sta difendendo veramente molto bene. Qui per intanto vediamo Romagnoli uscire dal campo, adesso capiremo chi prenderà il suo posto, sembra essere Tonelli, adesso la regia ci mostrerà meglio, sì, è proprio Tonelli che adesso prenderà il posto del capitano numero 6 dell'Empoli, però qui intanto l'Atalanta batte con il pallone che ce l'ha Josip Ilicic, che serve Zappacosta, ancora 1-2 con Miners, Zappacosta, con Miners finisce a terra, mani in faccia sul volto per Good Miners, ovviamente c'è stato un colpo da parte di Liam Anderson sul volto, secondo questo replay sembra non esserci stato nulla di grave, però Good Miners rimane a terra, sì, ancora Good Miners che rimane a terra, ma adesso si rialza, quindi sembra essere tutto ok, rimessa laterale per l'Empoli, adesso un Empoli in 10 che deve stare attento. Qui però intanto Serra dice di aspettare perché adesso ci sarà il cambio, esce col numero 6 Romagnoli ed entra con il numero 26 Tonelli, anche ricordiamolo, ex Empoli che è tornato quest'anno proprio con Aurelio Andreazzoli, però qui tanto rientriamo in campo perché Marchizza batte questa rimessa laterale lunga che viene anticipata però da Deron, lunga con Anderson che torna indietro da Haas, ancora Haas prova a servire Di Francesco, anticipo regolare da parte di Palomino che serve con Biders, pallone difficile ma il pallone rientra a Palomino, ancora Palomino che apre per Luis Muriel, ancora Luis Muriel sulla sinistra, tu per tu con Tonelli, vediamo se lo salta abilmente Tonelli, ancora Muriel in area, Muriel parata da parte di Vicario, ma l'Atalanta ancora lì. Comunque, che serve Ilicic probabilmente in posizione di offside, ma allo stesso tempo comunque ci sarebbe stata una parata semplice da parte di Vicario, Muriel che se non c'è stato inizio peggiore per Tonelli che ha dovuto incontrare subito un cliente scomodo come Luis Muriel che ha provato a servire Ilicic, c'è stata la parata da parte di Vicario. Mentre qui siamo al 43esimo minuto, Empoli 1, Atalanta 2, c'è dalla linea Salvatore. Sì, dove siamo al 42esimo minuto e da 4 minuti l'Udinese è costretta a giocare in 10 uomini per l'espulsione occorsa all'argentino Pereira da parte appunto dell'arbitro Abisso, doppia ammonizione che ci sentiamo di dire che era sacrosanta. Ora il Bologna che ci sentiamo di dire che in questa prima parte di primo tempo aveva meritato forse qualcosina in più, ora si sta spingendo sempre più in attacco. Ora c'è stato un fallo ai danni di Svanberg sulla tre quarti appunto d'attacco bolognese, se ne occupa della battuta il Gambiano Barro numero 99, scuote la testa dell'Ofeu dopo una chiacchiera con l'arbitro, si incarica appunto della battuta, ora ecco che prende la rincorsa, si avvicina anche Svanberg lì, cross verso il centro, no, palla a Svanberg, nuovamente verso Barro che affronta Makengo che lo mette giù, ci troviamo proprio 7-8 metri fuori l'area di rigore, nuova punizione, nuovo calcio di punizione per il Bologna, nel periodo non collegato c'è da segnalare un'occasionissima del Bologna con Arnautović che lancia in profondità Soriano che ha tutto il tempo di stoppare e tirare ma sul tiro gli si pone davanti un difensore dell'Udinese, in quel caso Newiting, che ha protetto appunto la porta difesa da Silvestri. Nuovo calcio di punizione, quindi il Bologna che cerca di trarre il vantaggio della superiorità numerica in questo finale di primo tempo, quando manca un minuto più recupero, forse qualcosina ci sarà di recupero. Punizione quindi sul lato sinistro d'attacco. Sulla palla ci sono Arnautović e Barro,
Vedremo chi si incaricherà della battuta. L'arbitro piazza la barriera. Dalla rincorsa ci sentiamo di dire che batterà la punizione Barro. Vediamo un attimo. Sistemata la barriera. Soriano a disturbare appunto i quattro in barriera che sono Becao, Beto, Strigel Larsen e Samir. Inquadrato appunto Barro, concentrato. Si carica la battuta, tira ma sulla barriera, nuovamente palla verso Barro che cerca di saltare, Samir lo salta e viene poi contrastato da Becao, palla che si spegne sul fondo. La linea può passare quindi ad Andrea Genova. Sì, a Genova quando siamo giunti al 44esimo minuto di gioco, un minuto fa c'è stata un'altra clamorosa occasione per il Sassuolo, sui piedi di Djuricic, il cui destro d'esterno è stato deviato appena da Sirico, il pallone che è terminato sul palo, pallone dunque a un passo, a pochi centimetri dal terzo gol, il Sassuolo che ora amministra questi ultimi secondi, salvo recupero, vedremo se verrà segnalato dal signor Chiffi l'extra time. Siamo quasi giunti, mancano appena 30 secondi al fischio che ci porterà all'intervallo. Dunque ancora il Sassuolo che prova ad avanzare, lo fa con Rogerio sulla sinistra proprio per Djuricic, l'autore del tiro che ha causato il palo. Ancora Sassuolo con Frattesi, Djuricic salta agevolmente Touré, mette il pallone sulla sinistra dove c'è Rogerio, il cross di Rogerio di testa, Criscito rimanda il pallone ancora dove c'è Rogerio, sempre col sinistro, lavora bene questo pallone deviato, deviazione di Biraschi. Saranno ben 4 i minuti di recupero, ci sono state, ricordiamo, delle interruzioni per il VAR, soprattutto sullo 0-0 quando è stato annullato il primo gol a Scamacca, che poi ricordiamo ha fatto una doppietta, dunque c'è un extra time abbastanza largo quando siamo quasi giunti al 46esimo minuto, quindi Genoa 1 sempre Sassuolo 2 e linea Guglielmo per Empoli-Atalanta. Grazie Andrea, qui mancano pochi secondi alla fine di questo primo tempo e là il signor Serra di Torino fischia la fine del primo tempo, Empoli 1 Atalanta 2, squadra degli spogliatoi, quindi io ripasso la linea a Salvatore. Anche qui il primo tempo finito, dopo un minuto di recupero l'arbitro Abisso ha mandato le squadre negli spogliatoi. Sì, prendo la linea allora da Genoa, andiamo fino alla conclusione quando siamo giunti al 46esimo, dunque mancano 3 minuti alla fine del match, del primo tempo ovviamente. E ancora il Sassuolo in possesso a palla, pallone tra i piedi di Chiriches che allarga sulla destra dove c'è Tolian. Avanza ancora Tolian, scambia qui sulla sinistra, sempre dove c'è Domenico Berardi, che appoggia corto per Maxime Lopez. Ancora Lopez dà uno sguardo ai suoi e poi preferisce andare corto su Frattesi, che scambia con Ferrari. Qui sulla sinistra, pallone sul sinistro di Rogerio, 1-2 con Berardi, che è venuto qui dall'altra fascia, si è spostato. Pallone ancora per Frattesi, ottimo gioco di gambe qui del Sassuolo, ancora Raspadori e viene fermato. Recupera il pallone il Genoa con Criscito, da questi a Biraschi. Recupera ancora il Sassuolo, prima con Rogerio, adesso per Djuricic. Pallone per Scamacca. L'altezza della bandierina del corner. Prova a guadagnare una deviazione Scamacca, così non è. Pallone ancora per Frattesi, al limite dell'area. Il destro finisce completamente alto. Dunque si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Genoa. È stata questa conclusione completamente sballata di Frattesi, che comunque ha disputato finora un ottimo primo tempo, ricordiamo l'ex calciatore del Monza nonché nazionale Under 21, che si è messo in mostra in questa partita, anche si è anche macchiato, diciamo, di una ammonizione al 32esimo. Adesso è il Genoa che prova a ripartire, lo fa con Biraschi, pallone per il difensore messicano Vasquez, che oggi è all'esordio, da questi a Criscito. Pallone per Rovella, sbaglia Rovella, attenzione, errore grave, prova Berardi a ripartire dentro l'area, Criscito di mestiere riesce a recuperare ottimamente questo pallone, erroraccio di Rovella che poteva davvero costare caro proprio quasi sul gong,
che ci sancisce questa fine del primo tempo, ultimi 60 secondi prima dell'intervallo. Pallone fallo laterale, se ne incarica Fares, che studia il piazzamento dei suoi, poi trova un appoggio corto su Pandev. Pandev prova a servire Kuban, ben anticipato qui da Tolian, che lancia lungo. Ora pallone per Djuricic, che recupera questa sfera, poi viene scalciato e c'è un fallo, fallo netto su Djuricic. Si era già liberato del pallone, in ritardo Pandev gli dà un pestone, dunque giustamente il signor Kiffi fischia punizione a favore del Sassuolo. Mancano una manciata di secondi davvero alla fine del quarto minuto e ultimo di recupero. Vedremo se il signor Kiffi prolungherà ancora questa ulteriore perdita di tempo o deciderà comunque di mandare le squadre al riposo. È scoccato proprio in questo istante il 49esimo, dunque sembra che faccia giocare, forse fa battere quest'ultima punizione. Berardi mette il pallone in mezzo, svetta di testa Criscito, pallone per Pandev, recupera Maxi Lopez, ma in questo momento c'è il duplice fischio del signor Kiffi, dunque si va al riposo. Bellissima partita, Genoa 1 Sassuolo 2. A te Alex. Perfetto ragazzi, allora terminati i primi tempi ad Empoli, a Genova e ad Udine, breve stacco e andiamo poi un attimo anche a riassumere quelli che sono i verdetti di questi primi tempi. A tra pochissimo. Eccoci qua, allora ragazzi, Salvatore, Andrea, potete tranquillamente andare a riposare per questo quarto d'ora, mentre caro Guglielmo, se mi chiami il direttore per farmi compagnia, mi faresti un favore. Direttore. Così ti riposi anche tu, dai, così ti riposi anche tu. Che bel gesto, direttore, adesso aspettiamo qui, sto aspettando qui il direttore con ansia. Nel frattempo andiamo anche a riassumere quelli che sono i parziali, perché ad Empoli, caro Guglielmo, la partita che stai raccontando tu, 1-2 sta vincendo l'Atalanta, doppietta di Ilicic, gol di Francesco che ha calciato la distanza. Ecco il direttore, ecco il direttore. Vai Guglielmo, vai pure a riposare. Lascio voi due qui, faccio mettere il direttore. Ci lasci da soli, io e lui, sì, come al solito. Eccolo qua il director. Come al solito. Eccoci qua, direttore, stavo dicendo, parziali di questo primo tempo, 6 gol su due campi, però 2-1 per l'Atalanta sul campo dell'Empoli, 2-1 del Sassuolo sul campo del Genoa e 0-0 invece tra Udinese e Bologna. Ma anche in quel match sono successe diverse cose, perché Pereira è stato espulso, doppia ammonizione, non mancheranno le polemiche. Ce l'ho pure io, se vuoi, se questo ti consola ce l'ho anche io. Addio. Ce l'ho anche io, tranquillo. Ragazzi, abbiamo Pereira, è stato espulso. Ce l'ho anch'io tranquillo. Allora, direttore, partiamo un po' da questa Atalanta. L'Atalanta, insomma, avevamo dei dubbi, nutrivamo dei dubbi, si nutrivano dei dubbi sull'Atalanta. Partenza forte però dei bergamaschi che sembrano aver ritrovato Ilicic. Eh sì, doppietta per lui, partita messa subito in avanti da parte dell'Atalanta, ha segnato subito il calciatore sloveno, ma... poi un bellissimo gol di Francesco ha riaperto un po' la partita, no? Sì, è vero, di Francesco ha trovato un grandissimo gol, bellissima verticalizzazione di Viti, di Francesco, scusami, di Francesco stop a seguire e controllo, insomma, e tiro in diagonale a battere Musso, 2-1 quindi per i bergamaschi, mentre a Genova il Sassuolo sta vincendo 2-1 proprio sui padroni di casa, sui rossoblù, grazie alla doppietta dell'ex caro direttore Scamacca, che viene schierato per la prima volta, anzi per la seconda volta in campionato titolare, e subito mette la firma con una doppietta dell'ex pesante. Questo Scamacca, questo ruolo di Scamacca nel Sassuolo, come lo vedi? Tu lo lanceresti titolare?
Al momento è quello che stanno cercando di fare, no? Nelle ultime partite comunque ha preso sempre più minutaggio, oggi è partito titolare, ha fatto la doppietta, quindi naturalmente avrà i favori del pronostico anche per la prossima gara, ma la cosa che bisogna ora poi controllare è il discorso panchina, perché con questa sconfitta, se rimane così, rimane tale il risultato, il Genoa davvero Ballardini rischia la panchina. Come rischia la panchina a Genoa sponda blucerchiata ad Aversa? Abbiamo sentito ultime notizie, sembrerebbe non quasi certa, ma stanno valutando la possibilità di un cambio tecnico per i blucerchiati. E a proposito di cambi in panchina, è arrivata l'ufficialità qualche minuto fa dell'esonero di Fabrizio Castori, che lascerà quindi il posto a Colantuono, che torna ad allenare dopo tantissimo tempo, direttore. Come lo valuti questo cambio in panchina per la Salernitana? Che manca Serse Cosmi e Mazzone, abbiamo rifatto la Serie A di 10 anni fa. A parte gli scherzi, non lo so, perché comunque secondo me è a livello tecnico che la squadra non va, non era a livello comunque a livello di allenatore, lì manca proprio materia prima, sono i calciatori. Secondo me è un mercato fatto di numeri, di sostanza, ma non di qualità. Quindi secondo me va sistemata la squadra a gennaio, ha creato un progetto, secondo me, non dico più serio perché per carità non sono io che lo devo dire, però un progetto più, diciamo, ambizioso per quella piazza, cioè sono calciatori che molti davvero ragazzi quasi sconosciuti agli addetti ai lavori sono arrivati a Salerno e secondo me bisogna cercare a gennaio di invertire la rotta. Sì, bisognerà sicuramente cercare di invertire la rotta e tra l'altro questo direttore è già il terzo cambio in panchina dopo sette, anzi 8 giornate, scusami, per quanto riguarda la Serie A, perché sappiamo, insomma, il Cagliari ha cambiato allenatore, ha preso Mazzarri, no? Che oggi ha centrato la prima vittoria in campionato importante contro la Samp. Come valuti questi cambi, anche Mazzarri al posto di Semplici, che ne pensi? Ma a livello tecnico ci poteva anche stare, perché comunque Mazzarri è un allenatore che in queste acque, quindi, diciamo, sa navigare bene, no? Sa essere un buon comandante. È anche vero che era molto tempo che non allenava, non sedeva più su una panchina importante come quella di una squadra di Serie A. Ma soprattutto è quello che mi sorprende il contratto, perché comunque Giolini, il presidente del Cagliari, ha dato la possibilità a Mazzarri di firmare un triennale. Quindi bisogna credere per forza in un progetto serio e ambizioso per il Cagliari, perché comunque ha sotto contratto ancora Semplici. Ricordiamo anche l'errore dell'anno scorso, quando prima di esonerare Di Francesco fu addirittura fu anche rinnovato il contratto. Quindi bisogna capire a livello manageriale cosa farà il Cagliari. Intanto c'è Guglielmo che mi scrive delle cose assurde, caro Alessandro, per farmi sorridere. Guglielmo Birbante, Birbante. E tornando invece sempre alla panchina, il Verona anche ha cambiato allenatore da Tudor a Di Francesco. Ieri è stato un Verona gagliardo, caparbio, a cui abbiamo assistito, insomma, alla Scala del Calcio contro il Milan a San Siro. 3-2 per il Milan in rimonta. Un Verona anche sfortunato perché, caro direttore, perde a causa di un autogol di Gunther clamoroso. Ma non si riesce a capire neanche come possa a livello fisico, di fisica, no? Parliamo proprio, quella palla possa andare indietro in quel modo. Ma la cosa che mi sorprende di più è che adesso tutti i tifosi milanisti, che noi ne abbiamo tanti e li amiamo, ma anche quelli che scrivono per noi, o comunque stile Cosimo di Bartolomeo, lo nomino e lo cito, attenzione, grattatevi i genitali perché porta anche sfiga, aveva detto che Leao, insomma, era una pippa, no? Sì, ma non solo lui, non solo lui. Solo lui, io è un anno e mezzo che lo proteggo e dico: attenzione, aspettate Leao, aspettate Leao. Ora adesso è il leone, no? Della foresta, però insomma, bisogna sempre aspettare a dare i commenti sia
favorevoli che poi sfavorevoli, perché poi vedete calciatori di 20 anni, di 21, come Leao, hanno necessità di tempo per poi esprimere tutto il loro potenziale tecnico, e soprattutto con un allenatore che insegna la tecnica, la tattica come Pioli, ecco, questo calciatore è cresciuto. Sicuramente, sicuramente sì, direttore. Andiamo anche a dare uno sguardo. Nel frattempo è finito anche il match delle gore 14 in Serie B, 1-1 tra Cremonese e Benevento. Andiamo a dare uno sguardo anche alla classifica del campionato cadetto, perché ieri il Pisa è caduto a sorpresa sul campo del Crotone, partita che abbiamo raccontato, anzi che ha raccontato Ale Cascino insomma in contemporanea con il nostro Calcio Style Show con l'Asso di Roma. Ricordiamo, appuntamento fisso ogni sabato dalle 14 alle 16 con il noto youtuber romano e romanista. Io aggiungerei che lo farai anche tu, naturale, quindi le nostre fan possono oltre seguire per la bravura e la simpatia il nostro Asso di Roma, ma per la bellezza tu, caro Alex Farsano, che certo, insomma, rubererai i cuori di tantissime ragazze di classe 2000. Dai, sì, mettiamola su questi termini che va bene. Dicevo, per quanto riguarda la Serie B, Cremonese e Benevento 1-1, quindi il Benevento si porta a quota 13 con questo punto e la Cremonese compie un piccolo passo verso il Pisa e scavalca il Lecce, che ha già giocato e torna in seconda in classifica a quota 16 punti. Caro direttore, andiamo anche a dare uno sguardo a quello che è il nostro programma odierno di questo weekend, perché ovviamente ieri sono giocate tre partite: Spezia Salernitana 2-1, successo importante dello Spezia, vittoria in rimonta sia per la Lazio contro l'Inter 3-1, sia per il Milan contro il Verona 3-2, il Cagliari vince 2-1 in casa contro la Samp. In questo momento Empoli-Atalanta 1-2, Genoa-Sassuolo 1-2, Udinese-Bologna 0-0, ricordiamo l'Udinese rimasto in 10 per l'espulsione di Roberto Pereira. Alle ore 18 ci sarà lo scontro tra Napoli e Torino, con il Napoli che proverà ad infilare l'ottava vittoria consecutiva, e alle 20:45 il big match Juventus-Roma. Domani ricordiamo appuntamento con il processo al campionato della Serie A nel pallone, con aggiornamenti direttore ovviamente del Monday Night Venezia-Fiorentina. Andiamo a vedere direttore anche, caro direttore, il nostro palinsesto europeo, perché non ci fermiamo mai. Domani ci sarà il processo al campionato, poi martedì si riparte con la Champions, perché ci saranno due partite importantissime e affascinanti: Porto-Milan alle ore 21 martedì 19 in contemporanea con Inter-Sheriff, quindi linea gol europea, prima linea gol europea che sarà seguita il giorno dopo, mercoledì 20 ottobre, da un'altra linea gol europea con Manchester United-Atalanta, commentata dal nostro Guglielmo, se non erro, vero Guglielmo? Assolutamente sì, quindi è alle ore 21 in contemporanea con l'Atalanta, con il big match dell'Atalanta che farà il proprio esordio storico al Teatro dei Sogni, all'Old Trafford di Manchester. Zenit Juventus, anche questo appuntamento da non perdere. Giovedì ore 18:45 Lazio Marsiglia insieme a Bodø/Glimt Roma, e alle ore 21 ovviamente concluderà il palinsesto europeo il match del Napoli. Direttore, conclusioni finali prima di dare la linea ai nostri ragazzi. Ma ci aspettiamo un secondo tempo molto, molto divertente, soprattutto a Empoli, credo anche Genoa, perché ripeto, Genoa bisogna che dovrà dimostrare, no, di voler mantenere il proprio allenatore, quindi di fare un secondo tempo, non dico insomma tutti all'attacco, ma poco ci manca, insomma devono recuperare, e poi vediamo se si riesce a sbloccare anche la partita di Udinese-Bologna. Perfetto, allora da Empoli sono già in campo, quindi linea Guglielmo, Andrea e Salvatore per i secondi tempi dei match delle ore 15. A tra pochissimo, breve stacco e si va. Bentrovati a tutti amici della Serie A nel pallone. Qui il secondo tempo di Empoli-Atalanta era iniziato da poco meno di due minuti. Ricordiamo Empoli-Atalanta che
non hanno fatto cambi se non costretti a causa degli infortuni, quindi l'Empoli che si schiera con un 4-3-1-2 con Vicario in porta, Stojanovic, Donnelly, Vidi, Marchizia, centrocampo con Zurkowski, Stula, Zass e infine dietro le due punte di Francesco e Pinamonti ci sta Henderson, invece per l'Atalanta che sarà costretta al cambio di Toloi per Freuler, si schiera con Musso, c'è difesa a tre con De Roon che si è arretrato, con Demiral, Palomino, centrocampo con Freuler, Kupmeiners, Melet, Zappacosta, dietro Pasalic, Ilicic, non c'è più Luis Muriel, ma bensì è tornato in campo Duvan Zapata. Duvan Zapata che è a secco negli ultimi incontri con l'Empoli, anche se nei primi tre incontri giocati contro la squadra toscana, Duvan Zapata è sempre andato a segno. Però adesso torniamo al campo perché l'Empoli prova con un lancio lungo di Tonelli, ma finisce subito nelle mani di Juan Musso. Qui intanto ci fa vedere la regia che è stato dato un giallo per Stulaz. Nel frattempo l'Atalanta continua a tenere il possesso palla, apertura di Zappacosta su Mele, gioca tutte le prime con De Roon, pallone per Zapata, ancora De Roon, ancora Freuler, quindi giro palla da parte dell'Atalanta che apre sulla destra, torna però per via centrale su Josip Ilicic, cioè che salta subito il difensore, serve in profondità Marco Pasalic, cioè può mettere il pallone in mezzo, pallone corto, non si capiscono Vicario e il compagno, quindi pallone ancora per l'Atalanta che entra in aria con Ilicic, ancora Ilicic che torna indietro, viene messo il pallone in mezzo del Pasalic su Zapata, ottima chiusura, invece no, c'è l'autogol, autogol dell'Empoli. Adesso ci faranno vedere bene di chi è, ma qui non si sono compresi il portiere e il difensore, quindi l'Atalanta passa con il gol del 3-1. Ricordiamo l'azione, pallone in mezzo servito da Josip Ilicic, per Pasalic, prova a mettere in mezzo con la testa per Duvan Zapata, Viti anticipa il giocatore colombiano e c'è l'autogol da parte di Viti, quindi Empoli 1 Atalanta 3, linea a Udine. Sì, qui a Udine è cominciato il secondo tempo da 5 minuti, siamo al 50° minuto e periodo non collegato. In questi primi 5 minuti c'è da segnalare un'ammonizione anche per quanto riguarda il Bologna. Svanberg, centrocampista Svanberg, nel tentativo di recuperare palla sulla tre quarti appunto bolognese, ha pestato il piede destro di Becao. L'arbitro Abisso non ha esitato a cacciare il cartellino giallo. Ora è l'Udinese che cerca appunto di imbastire un'azione d'attacco con Strigel Larsen sulla tre quarti, che cerca di entrare in aria, si accentra, non ha nessuno da servire, tenta di tirare, ci prova e colpisce un legno. Ora sulla c'è ancora il centrocampo dell'Udinese che riesce con una nuova azione, ma che in go, ed è calcio d'angolo per l'Udinese. Non ci sono stati cambi appunto nell'intervallo, risultato ancora sullo 0-0. E vedremo un attimo, sì, ecco qui il tentativo appunto di Deulofeu che si era centrato in aria, ha tirato e ha colpito un palo Deulofeu, quindi azione pericolosissima da segnalare appunto per l'Udinese. La regia ci inquadra nuovamente Svanberg, autore del fallo ai danni di Becao, quindi con la conseguente ammonizione. Ora è l'Udinese a dover battere questo calcio d'angolo, si è resa pericolosa la squadra in inferiorità numerica, ricordiamo, dopo l'espulsione occorsa a Roberto Pereira al 38° del primo tempo. Deulofeu si incarica del calcio d'angolo dalla destra del portiere del Bologna, palla verso il centro, Eskorupski riesce ad uscire, a sventare questo tentativo ostacolato dai giocatori dell'Udinese, non trova nessun compagno libero, poi riesce a servire Sumarò che imposta per De Silvestri, che lascia per Dominguez. Ora saremo a vedere se il Bologna, forte della superiorità numerica, riuscirà a rendersi più pericoloso e a portarsi in vantaggio. Palla per Teate, per Barro, nuovamente all'indietro per Teate, che la cede nuovamente al Gambiano, sulla sinistra per Ichi, per Dominguez, Arnautovic riesce a mettere a destra per Soriano, da limite dell'area tira e nuovamente Silvestri riesce a deviare la palla verso l'esterno dell'area, arrembaggio del Bologna in questa fase iniziale. Secondo tentativo,
gemello del primo tempo, dove dal limite dell'aria lascia partire un destro poteroso, Soriano, ancora secco quest'anno, ancora zero reti, la regia ce lo fa rivedere, un tiro di collo destro potentissimo, dove si oppone benissimo il portiere dell'Udinese. E quando siamo al 52esimo possiamo passare quindi la linea ad Andrea a Genova. Sì, a Genova è iniziata da appena 50 secondi il match, siamo qui a Marassi in ritardo rispetto agli altri due campi, essendo finiti molto, molto tardi rispetto alle altre due partite. C'è un cambio da segnalare nelle file del Genova, è entrato Yaya Callon, è uscito Badel, dunque Ballardini prova il tutto per tutto, un Genova a trazione anteriore. Adesso il pallone che è tra le braccia di Consigli, dunque vedremo se in questo secondo tempo l'assetto offensivo del Genoa riuscirà a portare qualche beneficio alla squadra di Ballardini. Ricordiamo che Ballardini è anche il motore di esonero, in quanto la sua panchina sta traballando, dunque vedremo se finirà così, se ci saranno provvedimenti da parte della società. Adesso il pallone è ancora tra i piedi del Sassuolo, lo fa con Ferrari, che prova a giostrare, a smissare questo pallone, sulla sinistra per Rogerio, ancora Ferrari, lancio lungo, viene Raspadori, Raspadori cede ancora dietro a questi a Scamacca, bello il colpo di tacco di Scamacca, a liberare proprio Raspadori, che prova la fuga solitaria, viene fermato con le cattive maniere da Vasquez, poi c'è stato il sinistro di Djuricic, l'arbitro ha dato il vantaggio, il sinistro di Djuricic è terminato al lato, ottima la combinazione qui tra Gianluca Scamacca, che sta giocando davvero bene oggi, ricordiamo autore di una doppietta, ha dato questo pallone a Raspadori, poi l'azione si è conclusa con un nulla di fatto, prova il Genoa a ripartire, lo fa con proprio con l'entrato Yaya Callon, che scambia con Touré, viene fermato qui Pandev, ancora il Sassuolo che recupera la sfera, lo fa con Ferrari, questi a Chiriches qui sulla destra, libero Toia, ma Chiriches preferisce andare da Frattesi, prova a Berardi, adesso scambiare 1-2, ora è Tolian libero, attenzione, Tolian entra dentro l'area, mette il pallone in mezzo e completamente sbaglia proprio a pochi centimetri dalla linea di porta, Scamacca poteva trovare il terzo gol, il pallone è finito alto sopra la traversa, si è anche infortunato Biraschi nel tentativo di salvare qui la conclusione a botta sicura di Scamacca, questo pallone è messo in mezzo da Tolian e Scamacca davvero con la punta, un gol che sembrava davvero facile, invece il pallone è finito alto, Biraschi si è schiantato sul palo in scivolata nel tentativo di salvare, qui ha preso una brutta botta a Biraschi, adesso ci sono i sanitari in campo per accertarsi delle condizioni di salute di Biraschi. Quando siamo giunti quasi al 49esimo minuto, sempre Sassuolo in vantaggio per 2-1, cedo la linea a Guglielmo per Empoli Atalanta. Grazie Andrea, qui siamo al 56esimo minuto, il risultato non cambia, però qui l'Atalanta prova ad andare avanti con Miners, se serve Zapata, prova col destro, c'è la respinta da parte di Tonelli che la devia in rimessa laterale, l'Atalanta rimane lì dopo un inizio dove l'Atalanta doveva gestire il risultato, adesso probabilmente anche con la strigliata di Gasperini l'Atalanta adesso si trova in fase di attacco con Dovan Zapata, che però perde il pallone perché c'è un ottimo recupero da parte di Bandinelli che non riesce a tenere il pallone, viene recuperato da Freuler, ma ancora pallone Empoli con Pinamonti, apertura per via centrale su Di Francesco, Di Francesco viene trattenuto e quindi l'arbitro fischia il fallo, quindi calcio di punizione per l'Empoli, l'Empoli che ha disperato bisogno di perlomeno tentare di accorciare le distanze, era il gol del 3-2, ma qui il calcio di punizione è subito battuto da Viti. Viti che ancora tornerà indietro dal suo portiere Guglielmo Vicario, ancora Vicario che apre sulla destra per Stojanovic, pressing da parte di Mele, prova a giocare di prima l'Empoli ma non riesce, ma c'è un fallo da parte di Palomino, quindi calcio di punizione per l'Atalanta, scusatemi, per l'Empoli con Stojanovic. Così ci fanno vedere Gasperini che continua a comandare il pressing alla sua squadra, ma qui l'Empoli gira il pallone, apertura sulla sinistra e Viti
Cavel Marchizza, Marchizza prova il lancio lungo per Pinamonti, troppo lungo, ci arriva Palomino, con Venez prova l'anticipo, ma non riesce, adesso il pallone è saldamente nei piedi dell'Empoli, con Stojanovic, ancora Stojanovic, prova a servire, ottima scucchiaiata per il suo compagno, ancora Henderson, qui Henderson non trova spazio, quindi è costretto a tornare indietro, pallone rischioso su Pasalic, l'arbitro fischia il fallo, anticipo irruente da parte di Pasalic, su Leo Stulaz, Stulaz a terra, vedremo se l'arbitro darà il cartellino giallo a Pasalic oppure no, qui tanto la regia ci fa rivedere il replay, intervento duro da parte di Marco Pasalic sul centrocampista, nonché diventato capitano dopo l'uscita di dopo l'uscita del capitano Romagnoli, quindi calcio di punizione per l'Empoli, palla inattiva, attenzione perché l'Empoli e l'Atalanta, dato importante, non sono due squadre che non hanno ancora segnato su palla inattiva, e vedremo se proprio una delle due con questo lato statistico riusciranno a trovare il primo gol, ma qui intanto torniamo in campo perché c'è il calcio di munizione che si appresta a batterlo Leo Stulaz. Leo Stulaz chiama lo schema, attenzione, Leo Stulaz prova a mettere il pallone in mezzo, Duvan Zapata respinge il pallone, ma l'Empoli è ancora lì con Stojanovic, deve fare attenzione perché l'ultimo uomo riesce a servire Stulaz. Stulaz mette il pallone in mezzo, troppo addosso al portiere, qua Musso che prova a far ripartire subito la squadra con un lancio lungo, pallone per Ilicic che tiene giù il pallone elegantemente come sempre, e adesso apertura su Pasalic, ma c'è l'anticipo da parte di Marchizza che prova a far ripartire subito l'Empoli con Pinamonti, ancora Pinamonti prova a sfidare Palomino ma non riesce perché Osè Luis Palomino non si fa saltare, quindi rimessa laterale per l'Empoli che rimane lì. Qui intanto ci fanno vedere Palomino, ma anche lo stesso Cutrone viene inquadrato in questo momento, ma torniamo in campo, il fallo non viene fischiato, qui appunto abbiamo detto prima stanno inquadrato Cutrone, vedremo se prenderà il posto di Oddi Di Francesco o di Pinamonti, che oggi si è fatto vedere veramente poco. Qui però Demiral ha provato la controffensiva, ma subito è tornato indietro e la Dea gestisce il pallone. Qui siamo al 59esimo minuto, il risultato è sempre lo stesso, Empoli 1, Atalanta 3, Lina Salvatore. Sì, qui a Udine siamo al quarto d'ora della ripresa, in prima parte del secondo tempo più bella rispetto ai primi 45 minuti di gioco, dove l'Udinese, nonostante sia in inferiorità numerica, ha creato le occasioni più ghiotte, diciamo, per portarsi in vantaggio. Dopo il palo di Deulofeu, da segnalare altre due occasioni, tra cui appunto una palla deliziosa crossata al centro da Deulofeu, dove Strigel Larsen si fa trovare pronto di testa e Skorupski, attento, riesce poi a deviare la palla. Occasione anche per il Bologna, dove Barro fa velo davanti all'area di rigore per Arnautovic, che di tacco lo serve, tiro di Barro appunto del Gambiano, che sfiora di poco il palo. Siamo ora al 60esimo, risultato ancora sullo 0-0, ed è il Bologna che è tutto nella metà campo dell'Udinese in questa fase. Udinese che si difende al momento correttamente, parla a Dominguez per Kingsley, che è entrato appunto per l'ammonito Svanberg, prima sostituzione della partita, appunto il nigeriano Kingsley per Svanberg. Ora ci troviamo sulla destra d'attacco del Bologna, dove De Silvestri cerca appunto di crossare ma non riesce a superare Becao, palla in avanti per Beto che la perde, Kingsley la recupera e cerca appunto nuovamente De Silvestri, che viene poi ostacolato dal centrocampo dell'Udinese, che lascia partire poi Deulofeu, uno contro uno, entra in area Deulofeu cerca compagni in area che non ci sono, cerca appunto un pallone filtrante per Strigel Larsen, che appunto aiuta la manovra d'attacco, fa la doppia fase sia difensiva che quella di attacco, si lascia cadere poi in aria ma l'arbitro dice che può continuare, ancora a terra Deulofeu, forse stanco, sicuramente stanco, perché questo primo quarto d'ora ha fatto vedere davvero cose pregevoli, ed ora si riprende con appunto una rimessa dal fallo laterale, si occupa appunto Udogi per il centrocampista Wallace, che si fa soffiare il pallone da Dominguez, palla per Barro, ma ottimo l'intervento di Becao che gli ruba palla e può partire il contropiede dell'Udinese, ma fa buona guardia nuovamente la difesa del Bologna, palla nuovamente per Dominguez che serve sulla sinistra Ichi,
può partire, siamo a centrocampo, Ichi sulla tre quarti dell'Udinese, lascia palla a Barro, alza testa per Dominguez a centrocampo, serve il compagno di squadra Soriano per Arnautovic, si chiude il triangolo, Soriano, limite dell'area, è contratto da Makengo sulla sinistra per Ichi che crossa verso il centro e verso Arnautovic che viene poi ostacolato dall'intervento di Samir che si rifugia in calcio d'angolo. Azione pericolosa quindi questa da parte di Bologna, la regia ci fa rivedere appunto l'intervento dove poi è caduto De Lofeo ma non c'è proprio nulla appunto da segnalare. Riprenderà il gioco quindi da questo calcio d'angolo, dopodiché passeremo a Genoa, calcio d'angolo per il Bologna, 63esimo minuto scoccato ora in questo momento, si inquadrano appunto i protagonisti al centro dell'area, Barro che si occupa appunto della battuta, va sul primo palo, viene messa fuori, c'è Dominguez che tenta il tiro, nuovamente cerca di servire sulla destra Kingsley, nuovamente Dominguez, sulla sinistra verso Soriano, indietro per Ichi, siamo sulla tre quarti, azione pericolosa del Bologna, Soriano guarda al centro, crossa verso un attaccante del Bologna che in questo caso era Sumarò che tira e trova Silvestri, vediamo l'arbitro cosa dice, nuovamente calcio d'angolo e sta esprimendo la massima pressione appunto in questo momento il Bologna, De Silvestri a colloquio dall'arbitro, protesta forse per un contatto di Sumarò in aria in questo caso dove Silvestri nuovamente ha difeso la sua porta, nuovo calcio d'angolo per i Felsinei, se ne occupa nuovamente Barro, l'arbitro lo invita a battere per Kingsley, palla verso il centro per Dominguez che la mette al centro e Nuiting poi può spazzare fuori, palla ora in difesa del Bologna, linea ad Andrea a Genova. Sì, attenzione, proprio in questo momento destro sta avendo un'occasione clamorosa, proprio quasi all'altezza del dischetto viene fermato provvidenzialmente dalla difesa del Sassuolo, un Genoa che sembra ringalluzzito in questo secondo tempo, quando siamo giunti quasi al 58esimo minuto, è stato al 59esimo anche una sostituzione, dovuto uscire Biraschi per quello scontro che vi avevamo raccontato tra Biraschi e il palo della porta, Biraschi ha avuto la peggio, dunque c'è stato l'ingresso in campo di Cambiaso, dunque il giovane Cambiaso che oggi a sorpresa era partito dalla panchina nonostante le ottime prove fornite in questo inizio di campionato, proprio Cambiaso che ora prova questo cross, intensifica la manovra qui, la pressione il Genoa, ma c'è la segnalazione dell'assistente, pallone nella traiettoria è finito fuori e dunque si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Sassuolo, dunque dicevamo il Genoa che cercherà a tutti i costi di trovare questo pareggio, uscito meglio dall'intervallo sicuramente tra le due squadre, quella genoana, ancora il Sassuolo che prova con Frattesi, lo stesso palla adesso con Chiriches, da questi a Maxim Lopez che vede sulla sinistra Rogerio, attenzione prova Rogerio, viene intercettato da Vasquez e poi si va da Sirigu, comodamente il rinvio di Sirigu, pallone dalle parti di Pandev, da questi a Ekuban, prova ad attaccare il Genoa, ancora Ekuban sulla destra, vede Iaia Callon libero, siamo dentro l'area, attenzione alle finte di Callon, pallone sul sinistro, dietro per Ekuban, il destro alto, proprio all'altezza del dischetto, la conclusione di Ekuban è finita completamente alta, grandissima azione per il Genoa, che poteva trovare qui il gol del pareggio, Attenzione Andrea, scusami, interrompo qui da Udine. Interrompo da Udine dove il Bologna dopo una pressione totale è riuscito a portarsi in vantaggio. Quindi a Udine, Udinese 0 Bologna 1, rete di Barro. Sugli sviluppi di un'azione appunto c'era il pressing del Bologna sulla tre quarti dell'Udinese che non riusciva appunto a venire fuori. Terzo gol in campionato del gambiano Barro. Udinese 0 quindi Bologna 1, vediamo appunto i tifosi esultare. Scusami Salvatore, perché qui c'è stato un check del VAR, quindi calcio di rigore per l'Atalanta, fallo subito da Davide Zappacosta, Bandinelli, pestone di Zappacosta in area, l'arbitro è andato al VAR, quindi calcio di rigore
per l'Atalanta che si incaricherà di battere Josip Ilicic intanto che si appresta a decidere. Intanto Rabio, faccio ritornare a voi la linea. Sì, solo per comunicare che c'è stato un buonissimo assist dalla tre quarti di Dominguez, che ha trovato libero sulla destra Barro, che ha infilato un ottimo Silvestri, ottimo perché ha tolto appunto dai guai in due, tre occasioni importanti la sua Udinese. Sono avvenute appunto alcune sostituzioni, è entrato al posto di Teat Skov Olsen, mentre al posto di Binks fa il suo ingresso in campo. Batte il calcio di rigore, pallone alle stelle, Josip Ilicic si divora il gol del 4-1 che probabilmente avrebbe chiuso i giochi e avrebbe regalato anche la gioia della tripletta al numero 72 sloveno. Quindi Josip Ilicic sbaglia il gol del 4-1. Vai Salvatore. Come dicevo appunto, sostituzioni, giro di sostituzioni per quanto riguarda sia l'Udinese che il Bologna. Entrano Pussetto e Molina per strigellarsene ad oggi. Vedremo ora come si metteranno in campo. Siamo al 68esimo qui a Udine. Udinese 0, Bologna 1, linea a Genova. Sì, a Genova quando siamo giunti al 61esimo minuto. È una partita davvero bella a vedersi. Il Genova, come dicevamo, che sta avendo il predominio del possesso palla del campo in questo scorcio di secondo tempo. Adesso il pallone manovrato da Tolian sulla destra, qui da Berardi. C'è stato un cambio nelle file del Sassuolo, proprio 30 secondi fa è uscito Raspadori, dunque si copre Dionisi, è entrato il centrocampista Arruì, che dunque prova in questo momento magari a gestire un attimino il risultato. La squadra di Dionisi ha visto la pressione portata dalla squadra di Ballardini, dunque una punta in meno per un centrocampista. Vedremo se il Sassuolo riuscirà a trovare magari anche la via del terzo gol per cercare di mettere in cassaforte questa partita. Magari il Genoa, come dicevamo, riuscirà a rientrare nel match. Nel frattempo il gioco è fermo, che c'è stato un fallo di Scamacca, arrivata probabilmente una gomitata, volto del capitano del Genoa Mimmo Criscito, che esce a bordo campo. È stato comunque un colpo involontario da parte di Scamacca. Si ripartirà dunque dalla punizione col pallone che è stato restituito, anzi non è stato neanche ravvisato il fallo, dunque il pallone è stato restituito al Sassuolo, ancora con Scamacca, che difende bene qui la sfera, poi prova a giostrare qui sulla destra dove c'è Berardi, filtrante di Berardi, proprio per Arruì, che mette il pallone in mezzo, viene intercettato da Fares, recupera ancora Berardi che scippa proprio letteralmente il pallone dai piedi di Fares, prova Maxim Lopez, lo scambio con Frattesi, attenzione al limite dell'area, ancora Frattesi, il destro di Frattesi che fa la barba al palo al 63esimo minuto. Non ci sarebbe arrivato Sirigu, un gran destro da fuori area di Frattesi, davvero allambito il palo alla destra di Sirigu, dunque pericoloso il Sassuolo quando siamo giunti al 63esimo minuto. Dunque ora è il Genoa che prova con questo lancio lungo a cercare Pande, attenzione, per adesso non si alza la bandierina, rinviene Kirikes, poi si alza come di consuetudine in ritardo la bandierina dell'assistente che segnala questo fuorigioco, dunque si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Sassuolo. E io a questo punto cederei nuovamente la linea a Guglielmo per Empoli Atalanta. Grazie Andrea, qui siamo al 71esimo minuto, registriamo doppio cambio da ambo le parti. Al verso il 63esimo minuto sono entrati Cutrone e Bairami, a sorpresa fuori dall'allenatore Andriazzoli, mentre invece per quanto riguarda l'Atalanta, per Josip Ilicic non ci poteva essere fine partita peggiore, perché dopo aver sbagliato rigore è uscito anche dal campo ed è stato sostituito da Ruslan Malinovskyi, mentre invece per risistemare la difesa Gasperini ha deciso di inserire Matteo Lovato e togliere Coop Miners, autore di una buonissima partita. Qui però intanto l'Atalanta è in possesso palla, un'Atalanta che sicuramente dovrà reagire anche al calcio di rigore sbagliato da Josip Ilicic, e vediamo se ci riuscirà. Con Mele che prova a puntare Stojanovic ma non riesce, ottimo recupero da parte di Stojanovic, prova a far ripartire la sua squadra ma c'è l'anticipo di Palomino. Anche qui Bairami ancora su Mele, ma c'è ancora Stojanovic
che prova l'apertura sulla sinistra per Pinamonti, ma c'è un ottimo anticipo da parte di Matteo Lovato. Qui tanto Pinamonti rimane a terra, quindi Zappacosta è costretto a tenere il pallone fuori. Qui intanto la regia ci mostra un cartellino giallo mostrato a Remo Freuler, forse ci faranno capire perché. Qui però attenzione, perché Pinamonti sembra essere cascato male, oppure un pestone, vediamo meglio, deve essere stato un pestone involontario da parte di Davide Zappacosta, però Pinamonti per fortuna si rialza sulle sue gambe, quindi non deve essere nulla di grave, sicuramente il dolore in quel momento, ma Pinamonti adesso sembra non avere alcun tipo di problema. Qui intanto ci fanno vedere Giampiero Gasperini, che è sicuramente ha voglia e vuole che la sua squadra chiuda questa partita, perché l'Empoli, come si sa, è una squadra insidiosa, soprattutto con le big. Però qui intanto l'Atalanta gestisce il pallone con Remo Freuler, che prova a aprire sulla destra lo Zappacosta, pallone troppo lungo, quindi rimessa laterale per l'Empoli, che sarà già battuta. Pallone per Tonelli, ancora Tonelli prova per via centrale su Pinamonti, ancora Bairami apre sulla sinistra per Marchizza, prova a mettere il pallone in mezzo, non c'è nessuno, ci penseremo Floyler a spazzarla, ma c'è Tonelli, ancora Pasalic, di nuovo Marchizza. Adesso una fase un po' confusionaria di questa partita, nessuno delle due riesce a tenere il possesso palla, vediamo se ci prova adesso l'Atalanta, ma non riesce perché Tonelli anticipa Pasalic, serve a Cutrone, ancora Cutrone torna indietro, Davidi, ancora Bairami, vedremo se aprirà sulla destra per Stojanovic, invece sbaglia l'apertura, Zapata prova col destro, un tiro velleitario per Vicario, pallone che termina quasi verso la bandiera del calcio d'angolo, anzi proprio rimessa dal fondo, Zapata ci ha provato e Gasperini non è sicuramente contento della scelta fatta dal numero 91 dell'Atalanta. Qui tanto c'è l'allenatore Andrea Zori col suo secondo, che stanno cercando di capire il modo per poter riacciuffare perlomeno questa partita, però qui l'Empoli ci prova, giocando tutto di prima, servendo Liam Henderson, però c'è la chiusura da parte di Remo Freuler, che si accontenta giustamente della rimessa nel fondo, che si appresta a battere Juan Musso. Qui intanto ci fanno vedere ancora Liam Henderson, che nel primo tempo non è riuscito a far sopperire all'assenza di Nedir Bairami, e adesso invece è tornato nel suo ruolo naturale, ovvero quello di mezzala. Infatti con l'ingresso di Bairami è cambiata anche, diciamo, la qualità della squadra di Aurelio Andreazzoli. Però torniamo al campo, perché qui intanto Musso batte la rimessa dal fondo, Musso prova a servire Duvan Zapata, pallone troppo corto, ancora qui c'è il fallo fischiato dall'arbitro, si è preso a batterlo subito Tonelli perché vuole ripartire velocemente, ancora pallone di Marchizza e prova a servire Cutrone, ancora Cutrone, chiusura da parte di Toloi, ancora Cutrone che casca a terra, Cutrone reclama un calcio di rigore, al primo impatto sembra esserci stato l'intervento sul pallone da parte di Toloi, però qui nel frattempo l'Atalanta prova a ripartire con Remo Freuler, che serve Marinoschi, tutto di prima, pallone troppo corto, ancora pallone per l'Empoli con Stojanovic, che serve Liam Henderson, ancora Pinamonti in un posto non suo e si vede, quindi pallone dell'Atalanta che prova a uscire, tutto di prima anche qui con Zapata, ottima uscita magistrale dell'Atalanta con Yogi Mele, qui l'arbitro ferma il gioco probabilmente perché c'è stato un controllo di mano da parte di Joachim Mele. Qui ancora ci fanno vedere Tonelli, però qui non ci si può fermare un attimo perché l'Empoli batte subito questo calcio di punizione con Marchizza, che serve Leo Stulaz, occhio alla pressione di Palasic e di Pasalic, saggiamente torna indietro da Viti, ancora Viti che apre per Stojanovic, pallone troppo corto, Stojanovic prova di prima, anticipo da parte di Palomino, ma ancora Stojanovic, serve Stulaz, va vuoto, ma per fortuna c'è stato un suo compagno, quindi l'Empoli prova il contrattacco offensivo con Cutrone, ancora Cutrone che viene sfidato da Lovato, è entrato da poco, ma sta facendo veramente molto bene in questi 10 minuti, qui tanto ancora Viti, ancora gioco di prima per Marchizza, che torna indietro, ancora Viti, ancora per Tonelli, Tonelli aprirà probabilmente sulla destra, verso Janovic ancora no, torna saggiamente da Viti, per Marchizza, ancora Marchizza per Bairami, quindi Empoli che continua a far girare il pallone alla ricerca del bandolo della matassa che può provare a far trovare perlomeno il gol del 3-2, quindi 76esimo minuto, Empoli 1, Atalanta 3, linea Salvatore. Sì, qui ci troviamo al 76esimo, quindi manca poco meno di un quarto d'ora più recupero alla fine della partita, gioco momentaneamente interrotto per un fallo su
il neoentrato Molina, entrato appunto al posto del danese Strigel Larsen. Ricordiamo il risultato: quando siamo al 77esimo, Udinese 0, Bologna 1, rete di Musa Barro, assist di Dominguez, l'argentino Dominguez, girandola di cambi, 3 da una parte e dall'altra, sostituito anche il neoentrato Kingsley per l'ammonito Svanberg per un infortunio occorsogli per un intervento su Pussetto anche lui neoentrato di questa partita, entrato anche Vignato, entrato Scovolsen. Bologna che cerca di chiuderla, Udinese che cerca appunto di chiudersi ordinatamente, ripartire e cercare un disperato pareggio dopo appunto un solo punto in 4 partite. Ed ora la palla tra i piedi di Gary Medel, ci troviamo appunto sulla tre quarti del Bologna, all'indietro per Skorupski, autore di qualche buona parata. Palla per Dominguez, sulla destra per De Silvestri, per Skovolsen, verso il centro per Vignato. Vignato favorisce appunto l'inserimento sulla sinistra di Ichi. Ichi che salta Molina, palla per Barro, al limite dell'area, che lascia partire un destro parato da Silvestri, che si oppone nuovamente al doppio vantaggio che potrebbe chiudere la partita del Bologna. Silvestri davvero protagonista insieme a De Lufeu di questa partita di oggi dell'Udinese. Buonissima la sua prestazione di oggi, incolpevole sul gol che ha subito. Palla De Lufeu che lancia in profondità il suo compagno di squadra Makengo, cerca appunto di chiudere il triangolo ma non avviene. Palla all'indietro a questo punto per Nuiting, che lascia appunto per il compagno Becao, nuovamente ora a centrocampo per Wallace alza la testa, lascia la palla per il compagno Pussetto. Ci troviamo sulla destra, Pussetto è contro Ichi, nuovamente per Wallace, sulla sinistra per De Lufeu, al centro dell'attacco il solo Beto, contrastato appunto da Medel e da Sumarò. Indietro nuovamente per Wallace, sulla destra per Pussetto che può entrare in area, all'indietro cross per Beto che colpisce di testa, ma pallone alto alle stelle. E quando siamo all'80esimo qui alla Dacia Arena, Udinese 0 Bologna 1, voi a voi Genova. Genova non si sente. Scusate, c'era il muto. Prendo la linea da Genova, dove siamo giunti al 73esimo minuto. C'è stato un minuto fa un'occasione per il Genoa con Destro, che è stato fermato provvidenzialmente da Ferrari, che si è lanciato a corpo morto. Poi c'è stato gioco pericoloso sullo stesso Ferrari, è stato ammonito nell'occasione Destro. Il Genoa reclamava addirittura un calcio di rigore. Nel frattempo, in questo momento c'è doppio cambio nelle file del Sassuolo, è uscito Scamacca, il mattatore finora di questo match con la doppietta, è entrato al suo posto Grégoire Defrel, mentre è uscito proprio il capitano Ferrari, acciaccato dopo questo scontro c'è stato appunto con Destro. Sta per entrare in questo momento il difensore Kyriakopoulos, e vediamo che c'è anche un altro cambio, è uscito anche Juricic, gli diremo ora tra poco chi è il terzo giocatore. Anzi, Ferrari è andato fuori precauzionalmente, quindi il cambio è Juricic, Kyriakopoulos e Defrel, Scamacca. Dunque Ferrari resta in campo, si ripartirà dunque da una rimessa, da un calcio anzi di punizione proprio dentro l'area, dentro la propria area del Sassuolo, con Consigli che andrà a lungo quando siamo giunti al 74esimo, dunque un quarto d'ora più recupero per le speranze del Genoa per cercare di pervenire quantomeno al pareggio. Ora ancora il Sassuolo in avanti, lo fa con Arruì sulla destra, prova a servire Berardi, bene intercettato, prova, riparte adesso il Genoa, lo fa con Rovella, pallone tra i piedi, Rovella qui sulla sinistra dove c'è libero Fares, le finte col sinistro, poi entra in mezzo al campo e dà il pallone al centrale difensivo Vasquez, da questi sulla destra dove c'è Cambiaso, giovane Cambiaso, serve l'altro giovane Rovella, prova a servire Callon, viene fermato il
Ricordatore, ancora il Genoa in possesso palla. Vasquez, serve il capitano Mimmo Cricito, avanza a piccoli passi, poi prova questo filtrante per Pandev, intercettato da Kirikes, pallone che termina in fallo laterale a bordo campo. È pronto un altro cambio per il Genoa, sta per entrare Felipe Caicedo, dunque fa l'esordio. Interrompo, prendo la linea da Udine. Vai, scusami, sì, Andrea, per segnalare il pareggio dell'Udinese, rete di Beto. Udinese, nonostante appunto l'inferiorità numerica, si è portato appunto sull'1-1. C'è la protesta però di molti giocatori, c'è Soriano, Medel, c'è De Silvestri a protestare con l'arbitro, che ha anche un cartellino tra le mani. Ora andremo a rivedere quello che è successo sugli sviluppi appunto di questo calcio di punizione. C'è Beto che salta in aria, ostacola un attimo il portiere, palla a spiovere di Pussetto, colpo di testa di Beto che con però Becao che impedisce l'uscita di Skorupski. Ecco il motivo della protesta dei giocatori del Bologna. Il gol sarebbe regolare a nostro avviso perché Becao è fermo immobile con Skorupski che gli si va a infrangere appunto l'ammonizione anche per il portiere per le proteste. Quindi oltre al danno la beffa, oltre al danno del gol subito anche la beffa dell'ammonizione per proteste. Però ci sentiamo di dire che il gol è del tutto regolare. Ricordiamo che la punizione è scaturita da un fallo di Vignato che si è macchiato anche lui di un cartellino giallo ai danni di un calciatore dell'Udinese. Ora continuano le proteste, Soriano cerca di sedare appunto un attimino i compagni che sono innervositi appunto dal gol del pareggio. Ripetiamo, ci sentiamo di dire, ammonito anche Sumarò in questo momento, segnaliamo appunto l'ammonizione a Sumarò. Esultano i tifosi dell'Udinese, non hanno perso le speranze, l'Udinese non ha perso le speranze, è arrivato questo 1-1 in sperato appunto. Ecco che l'arbitro comanda la ripresa del gioco. 1-1, gli autori delle reti sono Beto e Barro. Ammonito anche De Lofeu, girandola di ammonizioni, e il gioco riparte. Quindi quando siamo all'84esimo, Udinese 1 Bologna 1, ancora a te Andrea. Sì Salvatore, riprendo la linea. Ti stavo raccontando dei cambi che ci sono stati nelle file del Genoa. Diciamo appunto è entrato Felipe Caicedo, l'ex attaccante della Lazio, che fa dunque oggi il suo esordio in maglia genoana del Grifone, ha preso il posto di un nervoso Pandev. Poi è entrato anche Valon Berami, uscito Touré, dunque prova con Caicedo che proprio 30 secondi fa si è reso anche pericoloso con una palla importante proprio all'altezza della linea, in posizione leggermente obliqua, ha provato ad aprire il piattone, il pallone è finito completamente fuori. È stata un'occasione importante subito per Caicedo, ha risposto il Sassuolo con un'azione che si è conclusa in gol, ma era in un evidente fuorigioco, per cui non siamo neanche intervenuti. L'assistente del signor Chiffi ha voluto soltanto una conferma in più, aspettare prima di alzare la bandiera, ma era davvero visibile a occhio nudo, dunque non parlerei neanche di gol annullato fuori del Sassuolo. Adesso c'è un fallo fischiato dal signor Chiffi proprio su Rogerio, autore del fallo è Callon, dunque vediamo se il Sassuolo riuscirà a stringere i denti per cercare di portare a casa tutta la posta in palio qui oggi al Marassi. Punizione battuta corta da Rogerio per il capitano Ferrari che si è immolato circa 6-7 minuti fa sulla conclusione di destro. Ha messo pure la testa, si è fatto anche male, ha rimediato comunque un salvataggio provvidenziale, dunque mantiene in bilico questa partita. Ancora il Sassuolo in avanti, attenzione a Rui, prova un filtrante, non c'è stata l'intesa con De Frel che ha preso, ricordiamo, il posto di Scamacca, è uscito Sirigu, pallone tra i guantoni, rinvio lungo, ma con i piedi lungo Sirigu, dalle parti di Mattia Destro, aggancia, attenzione Callon, prova a servire Caicedo in Genoa, pressione anteriore, ma viene fermato qui da Tolian. Quando siamo giunti
proprio in questo momento all'ottantesimo minuto, e cederei la linea a Guglielmo per Empoli e Atalanta. Grazie Andrea, qui siamo all'87esimo minuto, registriamo un calcio d'angolo all'85esimo minuto dell'Empoli, battuto da Bairami con Cutrone, capriato a concludere col mancino, ma c'è stato un salvataggio sulla linea provvidenziale da parte di Demiral. Qui però adesso siamo appunto all'87esimo minuto e c'è la rimessa laterale da parte dell'Atalanta che sta provando a gestire il risultato, un Empoli che prova ad arrivare verso l'area della Dea ma non riesce ad essere incisivo, però l'Empoli comunque resta ancora in possesso palla con Tonelli che apre sulla sinistra per il giovane Parisi che pochi minuti fa ha preso il cambio di Marchizza, però qui sbaglia il pallone, quindi recupera l'Atalanta con Zappacosta che prova un colpo di tacco fantastico per Malinowski che lo riserve di nuovo, quindi 1-2, ancora Zappacosta per vie centrali, prova a servire Pasaric ma non si capiscono i due, quindi facile la presa per Vicario che vuole subito far ripartire il gioco, ancora cedendo il pallone su a Parisi che apre su Viti, ancora Tonelli, qui Tonelli non trova spazio quindi è costretto a tornare da Viti che apre saggiamente sulla destra per Stojanovic, ancora Stojanovic prova il lancio lungo per Pinamonti che quest'oggi si è fatto veramente in due per questa squadra, ancora Pinamonti, serve Liam Henderson, tutto di prima, prova l'Empoli, ancora Liam Henderson prova a mettere il cross in mezzo, anticipo provvidenziale da parte di Demiral su Patrick Cutrone, quindi ennesimo calcio d'angolo per l'Empoli, si apprestare a battere questo calcio d'angolo, vediamo un po', o beremo Cutrone o Henderson, molto probabilmente qui intanto ci fanno vedere che l'Atalanta opterà un prossimo cambio, però Henderson batte il calcio d'angolo, pallone in mezzo, Palomino prova Parisi al volo, ancora Parisi col mancino, l'Atalanta deve spazzare assolutamente il pallone e ci pensa Demiral che serve Duvan Zapata prova lo strappo, ancora Duvan Zapata, vede Pasalic, attenzione Pasalic a tu per tu con Vicario, ancora Pasalic in mezzo per Zapata, 4-1 per l'Atalanta, Duvan Zapata finalmente trova il gol con l'Empoli, quindi l'Atalanta chiude i giochi all'89esimo minuto con Zapata che festeggia anche il 100° gol in Serie A, azione di contropiede perfetta da parte dell'Atalanta con Demiral che serve Zapata che si fa tutto il campo e poi serve Marco Pasalic che a tu per tu decide di servire di nuovo il colombiano e fare il gol che chiude molto probabilmente questa partita. Adesso toccherà vedere il VAR se la posizione di Zapata è regolare, ma secondo i replay che ci fanno vedere il gol deve sempre essere regolare, quindi Empoli 1, Atalanta 4, Atalanta chiude questa partita, l'Empoli ci ha provato comunque perché questo bisogna dirlo, ma l'Atalanta alla prima occasione buona è riuscita a chiudere questa partita, qui resta all'89esimo, Gasperini opta per l'ultimo slot per fare i cambi, esce Davide Zappacosta, autore di un'altra ottima partita, ed entra Emar Bezzella, quindi vedremo Mele tornare sulla sua fascia di competenza, ovvero la fascia destra, qui intanto l'Empoli ovviamente galvanizzato da questo risultato proverà perlomeno a trovare il gol, possiamo definirlo così, il gol della bandiera, e ci prova con Stojanovic che serve Barami, ancora Henderson, ma c'è l'anticipo di Pezzella che trova anche il fallo, quindi fallo importante per la squadra di Gasperini che adesso dovrà solamente gestire il risultato e sicuramente questo risultato glielo permetterà. Qui intanto scocca al 90° minuto, adesso tra poco vedremo quanti minuti di recupero dall'arbitro, però qui intanto dei replay ci fanno vedere la potenza fisica di Duvan Zapata che si sbarazza completamente di Stulac e poi si avvicina dopo l'assist di Pasaric per il gol del 4-1. Qui intanto capiamo quanti sono i minuti di recupero, vedremo anche se verranno dati i minuti di recupero, sì sono 3 i minuti di recupero, però qui intanto siamo al 91esimo minuto, partita ormai chiusa, Empoli 1, Atalanta 4, linea Udine da Salvatore. Ad Udine è iniziato appunto anche qui il recupero, 4 minuti assegnati, ci troviamo già nel secondo minuto, risultato ancora ricordiamolo, Udinese 1, Bologna 1, reti di Beto per l'Udinese e Barro per quanto riguarda il Bologna, Udinese in 10 uomini per più di metà partita per l'espulsione di Pereira al 38esimo, fase finale della partita, innervosita appunto dal gol del pareggio, per come è avvenuto il gol del pareggio dell'Udinese, e i giocatori del Bologna ne sono stati ammoniti ben 3 per le proteste, successiva ammonizione anche per Dominguez,
nel periodo non collegati, due minuti fa, c'è da segnalare un ottimo tiro di Vignato che ha sfiorato di poco il palo alla sinistra di Silvestri. Ora siamo al 92esimo, scoccato in questo momento, mancano due minuti alla chiusura della partita, c'è un fallo sulla tre quarti per il Bologna, tutti dentro a saltare. A questo punto si occupa della battuta il solito Barro, autore della rete, la sua terza rete in campionato, con tre gol e due assist, è appunto l'uomo più pericoloso della formazione emiliana. C'è il solo Wallace in barriera, posizione defilata, palla verso il centro, spizza di testa Dominguez, ma Silvestri fa buona guardia, riesce ad intervenire e a bloccare, neutralizzare questa occasione del Bologna. Si alza Silvestri, ci fanno rivedere appunto il gol dove Pussetto alza una palla a campanile, Beto incontrastato riesce a mettere al centro, Silvestri tentava appunto di arrivare alla palla e si va ad infrangere contro un Becao fermissimo. Palla ora all'ultimo minuto, mancano veramente 45 secondi, ora è Soriano che cerca di imbastire un'ultima azione, palla ora recuperata dall'Udinese, può partire Samir, viene messo giù da Soriano che viene ammonito, giustamente ammonito anche Soriano, quando siamo al 93esimo e 30 secondi alla fine della partita, mandiamo la linea a Genova per Andrea. Sì, Salvatore, prendo la linea qui dal Marassi, siamo quasi giunti in questo momento, proprio scocca l'87esimo minuto, dunque ancora 3 minuti più recupero per le speranze del Genoa, attacca però il Sassuolo, lo fa con De Frel da sinistra, prova De Frel, viene fermato, poi scivolata da Vasquez in fallo laterale. Nel frattempo a bordo campo si scaldano ancora altri giocatori del Sassuolo, sembrano essere già pronti, deve essere Goldaniga, il capitano storico Magnanelli a fare il loro ingresso. Al momento comunque il gioco si riprende con la rimessa laterale battuta da Tolian, da questa De Frel, ancora Tolian combatte con Ecuban, va meglio ancora Berardi, viene fermato in fallo laterale, ancora Tolian, sempre qui si resta vicino alla linea, alla riga della linea laterale, ancora riparte il Genoa, lo fa con Ecuban che viene fermato qui da Tolian in maniera molto, direi, scorretta e fallosa, dunque cartellino giallo per Tolian da parte del signor Chiffi, netta la trattenuta da dietro ai danni proprio di Ecuban. Genoa trazione anteriore con tre punte centrali, Ecuban destro e Caicedo, prova il tutto per tutto, la punizione è battuta lunga dalle parti di destro che spizza questo pallone, attenzione, palla, siamo dentro l'area per Caicedo, che serve qui all'esterno Ecuban, che arriva poi Rovella da dietro, gli restituisce il pallone, sfera che finisce sul piede di Criscito, pallone messo in mezzo, Yaya Callon lo stoppa, siamo ancora dentro l'area dall'altro lato, le finte di Callon, attenzione, mette il pallone in mezzo, finisce in corner, dunque occasione ancora per il Genoa, teniamo la linea e poi andiamo magari da Guglielmo per il finale di Empoli a Atalanta, questo corner battuto dalla destra, se ne incarica Rovella, tutte le torri genoane sono dentro l'area di rigore, il cross di Rovella, il colpo di testa e la palla in rete, il pareggio del Genoa, dovrebbe essere stato proprio Vasquez, il giocatore debuttante, il messicano, alla prima presenza trova il gol che porta la squadra del Grifone sul 2-2, dunque partita che non finisce dal punto di vista delle emozioni, proprio all'89esimo il colpo di testa di Vasquez e la palla che finisce in rete alle spalle di Consigli, e dunque il Genoa trova completa la rimonta dopo lo svantaggio, dopo la doppietta di Scamacca, ha trovato questo colpo di testa Vasquez indisturbato, nulla da fare per Consigli, e dunque Genoa 2, Sassuolo 2. Darei la linea a Guglielmo per il finale di Empoli-Atalanta.
Grazie Andrea, qui la partita Empoli-Atalanta è terminata con il risultato di 4-1, quindi un'Atalanta che si riscatta dopo la rovinosa sconfitta contro il Milan. È un Empoli che purtroppo non ha un ottimo score con le big perché continua a subire veramente tanti, ma tanti gol. Quindi io ricedo la linea a Salvatore per le ultime di Udinese-Bologna. No, qui la partita si è conclusa, vediamo nuovamente le statistiche, tiri più del doppio, diciamo, per quanto riguarda il Bologna. La partita si è conclusa con il risultato di 1-1 e quindi vi cederei la linea. Sì, prendo allora la linea dal Marassi per questi ultimi minuti, quindi 5 minuti di recupero decretati dal signor Chiffi. Siamo al 90 e 30 secondi, e dunque viviamo assieme questi ultimi minuti emozionanti. Una partita che sembrava chiusa fuori del Sassuolo è stata riacciuffata davvero per i capelli dal colpo di testa di Vasquez. Chi lo sa che magari questo gol non possa salvare dunque la panchina di Ballardini. Il Genoa non si accontenta. E chi lo sa, vorrebbe anche addirittura trovare la rete del vantaggio. Prova adesso Dionisi a smorzare un po' i toni del match con questo doppio cambio. Stanno entrando Golden Iga e Magnanelli, stanno per uscire Maxino Pez e Berardi. Dunque, probabilmente il Sassuolo dovrà fare mea culpa per questa vittoria buttata davvero alle ortiche. Vedremo se in questi ultimi minuti di recupero succederà ancora qualcosa di importante. Nel frattempo c'è un siparietto tra Rovella e Maxino Pez. È dovuto intervenire il signor Chiffi per sedare gli animi, proprio Maxino Pez che in questo momento lascia il campo a favore di Magnanelli. Vediamo se si batterà questo corner quando siamo quasi giunti al 92esimo. Se la prende comoda Berardi. Si perde un po' di tempo, c'è una lite anche con la panchina del Genoa. Attenzione, c'è un accenno di rissa proprio tra Maximilo Pez e Berardi. Interviene anche il portiere di riserva Marchetti. C'è un siparietto in campo. Interviene l'arbitro, il signor Chiffi. Berardi prova a chiarirsi con i giocatori anche della panchina genoana. Quindi si andrà oltre probabilmente il 95esimo a questo punto. Sarà una coda molto lunga di questa partita. Sembra non finire mai davvero nelle emozioni. Adesso è Berardi che ancora discute con, in questo caso è Sturaro, giocatore di riserva. I due si stringono la mano. Sembra essere rientrato tutto. C'è anche l'ammonizione che si becca a Sturaro, che era in panchina. Signor Chiffi ha sventolato il cartellino giallo. Davvero tensione, alta tensione qui a Marassi. Si deve ancora battere questo corner. È andato via un minuto senza che si è giocato. C'è questo calcio d'angolo, dunque se ne incarica Rovella. Sembra tutto a posto adesso. Si può ripartire. Signor Chiffi dà l'ok. Dunque si batte questo corner. Salgono sempre tutte le torri. Attenzione, pallone in mezzo di guantoni di Consigli, e poi sparacchia via il sinistro Criscito, completamente sballato, svirgola completamente la conclusione. Dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo a favore del Sassuolo. Se la prende comoda Consigli, magari vede che i suoi comunque hanno un po' mollato dal punto di vista caratteriale. Magari chi lo sa, vuole conservare questo prezioso comunque punto in questa partita, che è dai due volti per il Sassuolo. Un Genoa più propositivo nel secondo tempo prova ancora ad attaccare il Sassuolo, quindi è fermato qui De Frel da Criscito, che in palleggio poi lancia lungo dalle parti di Ekuban, che spizza il pallone di testa. Prova ancora il Genoa a costruire ancora un'azione offensiva dalla destra, ancora Rovella, il cross verso Callon. Viene fermato, poi recupera il pallone Berami, viene fermato da Rogerio, poi c'è Kyriakopoulos che ingaggia un corpo a corpo con Berami. Pallone finisce in fallo laterale, rimessa fuori dei genuani di casa. Se ne incarica Cambiaso. Siamo al 94 e 30, dunque ufficialmente altri 30 secondi, ma probabilmente verrà allungato ancora il recupero. Il lancio lungo di Fares viene fermato dal difensore Ferrari, corpo a corpo tra Fares e Rui.
ora Rovella che vince questo duello con Magnanelli, pallone sulla sinistra per Ecuban, le finte di Ecuban, pallone qui sulla sinistra, il cross di Fares esce a vuoto, Consigli, un po' di confusione e una indecisione tra Consigli e Rogerio, pallone che finisce ancora in corner, quindi seguiamo ancora quest'altro corner quando è già scoccato il 95esimo, è stato allungato il recupero di un altro minuto, quindi si chiuderà al 96esimo minuto, fanno festa i tifosi del Genoa che sperano ancora che questa partita non sia finita qui, cross di Rovella, pallone messo in mezzo, Cambiaso prova ancora il Genoa con Callon, una serie di finte, il cross di sinistro, pallone ancora in mezzo, Caiseto, attenzione, è la sfera che finisce in corner da quest'altra parte, dunque non termina qui il forcing genoano, incredibile questa partita, è stato Vasquez che ha tentato ancora la zampata, sarebbe stata per lui una clamorosa doppietta, ma è arrivato capitano Magnanelli a mettere ancora il pallone sul fondo, dunque ancora corner da quest'altra parte, se ne incarica Rovella, il cross in mezzo di Rovella, svetta di testa, se non andiamo errati, a Rui, pallone che viene recuperato da Criscito, e in questo momento il signor Chiffi sancisce la fine del match, il triplice fischio, una partita lunghissima davvero, con una coda anche polemica, si conclude con un 2-2, a te Alex. Quindi è terminata anche Genoa-Sassuolo, una partita infinita, caro Andre, nel ritardo rispetto a, ovviamente agli altri campi, 6 minuti di recupero, polemiche anche in quella di Marassi, breve stacco e poi andiamo anche a descrivere ovviamente quello che è successo, i verdetti dei match delle 15. Eccoci qua allora con nel post partita dei match delle 15, io partirei rapidamente dal campo principale di Atalanta, vince l'Atalanta 4-1, Guglielmo, che partita è stata? È stata una partita dove il primo tempo abbiamo visto sia un Empoli che ha provato a mettere in difficoltà la squadra di Gasperini, però ovviamente anche con i suoi giocatori di qualità e soprattutto con un Josip Ilicic a sprazzi, però quando trova certe ripote squadre tipo l'Empoli, diventa un giocatore stellare, si è reso complice di una doppietta che ha chiuso i giochi. Un Empoli, come dicevo prima, che al primo tempo si ha messo in difficoltà l'Atalanta, però diciamo la stangata gli è arrivata subito dopo il gol del 2-0. Un secondo tempo dove la squadra di Aurelio Andrezzoli ha provato perlomeno a trovare il gol del pareggio, però non è mai stata incisiva, ci sono state veramente poche parate per Quammusso. Se questo è per quanto riguarda l'Empoli, per quanto riguarda l'Atalanta abbiamo rivisto la squadra di Gasperini che ci ha abituato a vedere nel corso anche degli anni scorsi, ha subito un gol che sinceramente poteva anche evitarsi, infatti sicuramente Gasperini, anche da come si è visto nelle immagini, non è stato sicuramente contento perché è stata un'azione di contropiede dove l'attaccante di Francesco è rimasto uno contro uno con un difensore, però sul resto speriamo che per l'Atalanta che ci sono Duván Zapata ritrovato, perché questo è sicuramente un gol che potrà dare fiducia ma forte al giocatore colombiano, e un Muriel che purtroppo sì, primo tempo di qualità importante dove si è messo a provare a mettere assist o cose, però purtroppo gli è mancato ancora il gol. Perfetto, perfetto, passiamo a Genova con Andrea Lesere, Genoa Sassuolo 2-2, un Genoa, caro Andre, che riesce ad acciuffare il pareggio al 90esimo e rimonta con il gol dell'esordiente Vasquez. Che partita è stata? Sì, partita sicuramente dai due volti, il primo tempo dominato dal Sassuolo che aveva trovato questa doppietta, quindi questo 0-2 al 17esimo, al 20esimo con l'ex Scamacca, poi c'è stato il gol al 27esimo di destro che ha riaperto la partita, il Sassuolo ha continuato a giocare, poi nel secondo tempo è sceso un altro Genoa in campo e ha iniziato a pressare, c'è stata anche un'occasione ancora fallita da Scamacca davanti al portiere, sarebbe stato il gol del 3-1 al 90esimo sul calcio d'angolo di Rovella, c'è stato il colpo di testa dell'esordiente, il messicano Vasquez ha trovato questo gol del 2-2 e il pubblico genovano a fine partita ha applaudito i suoi perché ha visto il cuore che hanno gettato i calciatori del Genoa nel secondo tempo, ha premiato diciamo, la loro abnegazione, dunque probabilmente anche
questo risultato ha salvato pure la panchina di Ballardini, che era in bilico. È vero, sicuramente sì, Ballardini, che quantomeno può prendere un pochino di respiro dopo questo pareggio ciuffato negli ultimi minuti. Concludiamo con Udine, Salvatore, Udinese-Bologna 1-1, un Udinese che nonostante l'inferiorità numerica è riuscito a portarsi a casa un punto con il gol di Beto, secondo gol consecutivo per lui. Esattamente, anche la partita di Udine ha vissuto due fasi, la prima quella fino al 40esimo, fino all'espulsione di Pereira, una fase di stanca dove entrambe le squadre si chiudevano bene, quindi dove le difese prevalevano appunto sugli attacchi. Con l'inizio del secondo tempo si è capita che la partita sarebbe stata diversa, Bologna che si è gettato subito in attacco e ha trovato al 67esimo il vantaggio con Musa Barro, servito ottimamente dall'argentino Dominguez. Udinese che comunque si è riuscita a riorganizzare, a difendersi, a trovare la rete del pareggio di Beto, servito da un campanile di Pussetto, discussioni da cui sono scaturite molte ammonizioni, da segnalare appunto che il Bologna ha avuto 7 ammonizioni durante il corso della partita. Un dato in particolare quello dei tiri in porta, ovvero 2 per l'Udinese e ben 9 per quanto riguarda il Bologna, ci fa capire che chi può recriminare un po' dalla partita è sicuramente Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna, che ha visto la propria squadra non far valere il doppio vantaggio sia numerico sia appunto della rete di Barro, e quindi si è fatto recuperare a 10 minuti dalla fine. Penso che appunto l'Udinese con questo punto sia contenta dopo 4 partite in cui aveva racimolato un singolo punto nella scorsa giornata solamente contro la Sampdoria per il risultato di 3-3, quindi risultato che sta un pochino scomodo al Bologna, partita comunque nel secondo tempo molto più vivace del primo. Perfetto, perfetto. Grazie Salvatore, grazie mille. Salutiamo anche Filippo che ci ha raggiunto in diretta. Ciao Filippo. Ciao ragazzi, è un piacere stare con voi qua nello studio. Bravissimi come sempre. E allora ricordiamo i nostri prossimi appuntamenti: Napoli-Torino a partire dalle 17:45. Eccola qui la grafica che ci ricorda i nostri appuntamenti: 17:45 Napoli-Torino, match da non perdere insieme a noi. E ovviamente il big match di questa sera: Juventus-Roma a partire dalle 20:30 qui sui canali tematici della Serie A nel pallone. Direttore, ricordiamo a tutti che è possibile trovare tutte le nostre pagine Facebook, canale YouTube e canale Twitch in descrizione. Lasciate un bel mi piace e iscrivetevi, direttore, giusto? Per forza, bisogna mettere il pollicione, come dico io, nelle nostre varie pagine, nei nostri canali YouTube, Twitch, Twitter, dove volete, dove ci seguite, in modo tale che a voi non costa nulla, ma a noi fate tanto, perché comunque supportare i nostri canali e il nostro progetto, che è fondamentale. Quindi in alto pollicione, campanellina, così sapete anche quando siamo ogni volta in diretta, perché poi come al solito ci saranno sempre sorprese. Ricordiamo anche appuntamento del sabato alle 14 con Calcio Style Show con Lasso, con il famoso youtuber Lasso di Roma, e niente, dove ci saremo. E poi come al solito domani sera avremo il classico processo alla giornata del campionato di Serie A con al solito tantissimi ospiti e da non perdere, e naturalmente seguiremo la partita di Venezia-Fiorentina con aggiornamenti. Perfetto direttore, per ora è tutto, appuntamento alle 17:45 con Napoli-Torino. Grazie ovviamente a Guglielmo, Andrea e Salvatore per la vostra bellissima cronaca, grazie ragazzi. Scusa, e se amate il calcio con passione? Amate il calcio con passione? Ti devo sicuramente iscrivervi al pallone. Certo, è ovvio. È ovvio. Salutiamo anche Filippo. Ciao Filippo. Ciao ragazzi, ciao. Sigla, ciao. E all'appuntamento 17:45. Ciao direttore.